Signore e signori, benvenuti in bentornati sul canale Twitch di Intail e benvenuti in The Legend of No One, ovvero la campagna GDR di Intail dedicata al mondo di Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria e Legend of Korra. È stato un viaggio atteso da molti, perché era un paio d'anni che parlavo di volere fare una campagna di questo stampo e finalmente ci siamo. Ovvero, giustamente mi sto cacando sotto. E... No, vai pure in bagno, ci penso io se vuoi. E siamo qui oggi con Luca Occhi, appunto lo conoscete, è inutile che mi metta a presentarlo con... Spero che quelli di Intail conoscano l'amichina mia, se no c'è un problema. Poi abbiamo Enrico 151EG, che già avete visto nelle ultime settimane proprio su Navigavia, sulla campagna. Benvenuto. Grazie. Prego. E poi abbiamo Riccardo Suarez. Molti di voi magari il nome non gli dice molto, la voce ve lo dirà, perché è la voce di Steven Universe, la voce di Angel Dust in Hazbin Hotel e di tanti altri personaggi di film, serie TV, cartoni animati. E ci siamo conosciuti a caso nelle sale di doppiaggio dell'SDI tanti anni fa parlando di Overwatch. Quando ero proprio piccolino. E oggi siamo qui. Eccoci qui. Mancano delle persone all'appello, ovvero manca Chiara Preziosi, Ruby Rust, che è la quarta giocatrice di questa campagna, che però ancora non ha una postazione PC nel suo nuovo appartamento. Abbiamo ovviamente Simone Rosini, che ha curato la regia della campagna, e poi qui invece adesso abbiamo Indinico, che gestisce appunto la campagna live, le varie dirette, perché come avrete potuto intuire, questa campagna, visto che siamo qui palesemente 3 su 4 in pigiama, credo, questa campagna è stata pre-registrata, non sarà effettivamente in diretta, sarà appunto, voi vedrete quello che noi abbiamo giocato ormai una settimana fa. Esatto, neanche tantissimo fa. Esatto. Aspetta, no, non su una settimana fa, non questo weekend, quello prima. 17-18. Esatto. Oh. Ciao Chiara! Oh, sì, scusate, sto cucinando, ciao, buonasera! Ciao! Mi sono messa con il cellulare in cucina, come va? Quanto è reality questa cosa, sto cucinando, sì. Incredibile. Avevo già messo le cose sul fuoco, non potevo interrompere, scusate. No, ci mancherebbe altro, io, come tu ben sai, mi vedi, per me l'alimentazione è fondamentale, sbagliata ovviamente, quindi per me mangiare è importante. Ecco appunto è arrivata Chiara, che alcuni di voi si ricorderanno per Augusta Sanguinorum, la campagna di Vampiri la Masquerade, dove interpretava Vania, ma anche perché è direttrice del doppiaggio e membro del canale Orion. Ciao amichetti dell'internet, scusate l'attesa. Ah, figurati, nessun problema, abbiamo letteralmente appena iniziato. E appunto, quello che vedrete voi, noi l'abbiamo giocato tempo fa perché Enrico viene da Roma e anche Riccardo, ma Riccardo sta studiando a Bologna Musical in un'accademia, quindi per facilitare la possibilità di poter giocare insieme abbiamo detto pre-registriamola e poi la mandiamo online. E... un po' come abbiamo fatto appunto per la campagna di Harry Potter, esatto. Che comunque, nonostante la differita, tra virgolette, avete imparato ad apprezzarla, anzi addirittura ci avete detto fatene sempre così, perché effettivamente ci permette di fare molto più GDR di quanto riuscivamo a fare settimanalmente in diretta. Tanto alla fine comunque noi non guardavamo la chat perché giocavamo, al massimo la guardava chi era in regia, ma siamo comunque anche qua, cioè di Nico in regia, ma noi saremo comunque in chat a chiacchierare con voi, quindi a voi non cambia nulla, cambia solo a chi, poverini, non abita a Milano e magari non può tutti i martedì sera essere nei nostri studi, e quindi viene tutto più facile. Ma fatta questa doverosa premessa, siccome già io parlo un botto durante la campagna, preferisco lasciare spazio piuttosto appunto ai giocatori, quindi ragazzi, questo pre-show durerà quanto, Luca? Un quarto d'ora, 20 minuti, una mezz'oretta. Sì. Quindi avete i giocatori qui, se avete delle domande da fare appunto a loro sull'esperienza, sui personaggi che ancora non avete avuto modo di vedere, su che cosa interpreteranno o simili, sono proprio qua a vostra disposizione. Ma allora, io voglio già fare una domanda un po' a tutti noi in generale, di curiosità pura e semplice.
Ma sta serie live action l'abbiamo vista o no? Io no, ovviamente. No, ancora niente. Ok, perfetto. No. Siamo tutti allineati. Non fare spoiler, quindi. Siamo tutti allineati. Farò uguale alla serie. Abbiamo solo scelto strategicamente questo periodo per fare la campagna, ma non nessuno di noi l'ha vista, evidentemente. È la dimostrazione che Netflix non ci ha pagato per questa cosa, perché no, esatto, esattamente mentito dicendo bellissima, meravigliosa, guardatela anche voi. Non possiamo dirlo perché... Ok, basta, rispondiamo già alle altre domande. Abbiamo un'idea su quanti martedì avremo il mondo di Avatar a farci compagnia? Allora, sicuramente per 4, al 99% per 6, perché già questa domenica noi ci rivediamo per girare ulteriormente. E penso che la prima stagione potrebbe durare tra i 9 e i 12 episodi. Non ho ancora perfettamente chiaro la susseguenzialità, però mi sa che noi, volendo, ragazzi, dopo questa domenica ci vediamo ancora una volta e bene o male possiamo andare in chiusa, credo, con questa prima stagione. Poi, in base a se ci siamo divertiti, se al pubblico piace e tutto quanto, vedremo se poi fare più in là, in futuro, una seconda stagione. Che sarà un altro libro, però, giusto? Sì, di cui mi devo inventare il nome, perché, porca puttana, Avatar, l'ultimo direttore dell'aria, libro, acqua, terra, fuoco. Poi il primo libro di Korra è aria, e quindi già tutti gli elementi ce li siamo bruciati. E poi abbiamo spirito, equilibrio, e non mi ricordo quali sono gli altri, di Korra, quindi non, mi devo inventare i libri adesso. Io direi il libro prossimo, bullying. Ah, bello. So, tennis, bello. Cavoli. Okay. Cavoli. Domanda, forse è troppo spoiler, che elemento avete scelto e perché? Sentitevi liberi di rispondere oppure no? Io prima voglio vedere la chat indovinare, però. Ecco, è vero, così. Devono indovinare. Provate a indovinare e poi rispondiamo alla domanda di Abbe Musade. Enrico Aria, dicono. Wow. Vabbè, scamato subito. No, ma non devi fare così, devi lasciare il tempo di... Vabbè, ma è stato così eclatante che... Chiara Fuoco, Luca Terra, Chiara palesemente Fuoco, Riccardo Fuoco. Abbiamo gente acuta. Allora, diciamo che chi conosce un po' sa più o meno come funzionano, diciamo, i nostri allineamenti, ecco, quindi... Riccardo Cemento, qui ci scrive. Cemento. Niente, ci avete preso. Io ho una domanda ancora più importante. L'elemento che avete scelto corrisponde al vostro segno zodiacale? No. Blu. Blu. Non so rispondere. No, per me no. Che segno sei, Luca? Credo Bilancia. Allora, no. Bilancia è aria, mi sa. No? Bilancia è un segno d'aria. E allora no, non corrisponde. Enrico? Io sono Pesci, quindi è facile. Qua, Riccardo? Io sono Toro, quindi è terra. Toro. Chiara è Sagittario, quindi fuoco. Che dovrebbe essere corrispondente. Mm-hmm. E io sono Scorpione, Cuspide, Sagittario, quindi... Sei un attacco dei Cavalieri dello Zodiaco, praticamente. Esatto, io brucio come la stella di Antares, la più luminosa della costellazione dello Scorpione. Hai mai sentito il cosmo bruciare dentro di te? Il colpo segreto del Drago Nascente? Sì, che è ben noto. Chissà forse per il nome, non no, certo per altro. No, è partito una cazzina. Scusate, no. mi piacciono i Cavalieri dello Zodiaco. Il titolo di questa campagna... Il titolo di questa campagna, La Leggenda di Nessuno o Nun è un nome proprio di questa ambientazione? No, è The Legend of No One. C'è stato un quico qua in fase di promozione della serie, ma la serie si chiama The Legend of No One, non The Legend of None. The Legend of None. The Legend of Noon. È la leggenda del pranzo. No, è The Legend of No One. Domanda per il master, io, che manuale ha usato? Ho voluto utilizzare il manuale ufficiale di Avatar Legends, di cui però metto subito le mani avanti. Determinate cose non erano, a parte che è tutto il manuale in inglese, ma determinate cose non erano particolarmente chiare e alcune ci risultavano molto meccaniche, e quindi abbiamo deciso abbastanza di non sentirci ancorati troppo dal regolamento, anche perché, come sapete, No, vai, scusa.
come sapete, su Intel preferiamo dare molto più spazio all'interpretazione, al modo di interagire tra i personaggi, e quindi non ci abbiamo prestato particolarmente attenzione. Oltretutto, invece, per quanto riguarda le botte, non ne vedrete tantissime all'inizio, anzi, quindi dovrete aspettare un po' prima di vedere il dominio prendere piede. Lo useremo in altre situazioni, dai. Esatto. Meno di combattimento, meno d'azione. Per l'azione dovrete attendere un attimo, perché comunque c'è tanto da dover settare a livello di ambientazione, di quest, di missioni e simili. Se non sbaglio, nella registrazione faccio già un preambolo su quando ci piazziamo, in che periodo storico, in che situazione. E io ti sgrido, al secondo episodio ti sgrido pure. Ma aggiungo soltanto un piccolo dettaglio, ovviamente ragazzi, io mi sono rifatto alla canonicità fino a Legend of Korra, cioè in The Legend of No One io ovviamente ho preso la tangente prendendomi determinate libertà sull'evoluzione di determinati avvenimenti, quindi stiamo giocando, non venite a piazzarmi C4 sotto casa. Non l'ho capita, scusami, non veniteci a piazzare. Non fatemi saltare, non venitemi a ammazzare, non venitemi a minacciare coi coltelli, perché secondo voi ho imbastito determinate cose nella trama che dice no, questa cosa non sarebbe mai potuta succedere. Gian, ma davvero hai vietato il dominio del sangue? Gaia, il dominio del sangue è una pratica, numero uno, illegale, numero due, estremamente rara, numero tre, praticabile soltanto nelle notti di luna piena. Se uno dei dominatori dell'acqua del party mi avesse detto io voglio essere un dominatore del sangue, gli avrei detto no. Mi avrei detto peggio per te, non c'è la luna piena. Comunque grazie a Marion Blue che ci ha fatto un raid, grazie mille. Grazie, grazie a tutti quelli che stanno subbando e followando durante la live, grazie. Non conosco niente di Avatar, riuscirò a seguire la campagna? Seguirla, sì. Ovviamente c'è un piacere diverso nel conoscere, nell'avere visto sia l'ultimo dominatore dell'aria che Legend of Korra. Perché ovviamente vedi tutte quante le piccole chicche che io ho lasciato qua e là. Però comunque io e i ragazzi cerchiamo comunque di spiegare determinate particolarità dell'ambientazione nel mentre che giochiamo, proprio per non lasciare fuori nessuno. Allora io provo a fare io una domanda agli altri giocatori, ok? Allora, vabbè, noi adesso l'abbiamo giocata e sappiamo certe cose, ma prima di cominciare, ve li immaginavate come? Cioè, ipotizzando che adesso dovessimo ancora giocare, no? Che tipo tra mezz'ora cominciamo a giocare e voi doveste essere al posto di Gianandrea a fare il master, ok? Come l'avreste sviluppata? Vai Chiara, chiedo a te prima. Io? No, non ho la più pallida idea, dovrei pensarci almeno tipo per 3 settimane prima di andare a dormire, come concepisco qualsiasi mia campagna. Cioè io mi metto a lettino e poi dico cosa posso pensare prima di addormentarmi? Pensiamo a cosa far giocare. Cioè il momento prima di andare a dormire è il momento di più grande creatività che esista. Vero? Motivo per cui io non vado a dormire. Al mattino non ti ricordi più cosa avevi pensato. Infatti io odio tantissimo perché quando... è che tipo andavo a dormire e proprio nei momenti prima di andare a dormire mi venivano delle idee, mi alzavo e le segnavo e poi così tipo per tutto il tempo fino a che non andavo a dormire al cinema. Uguale anche per me, quando mi capita veramente mi odio fortemente. E poi giustamente magari tu mi dici, come dico sempre anche buongiorno Andrea, magari tu puoi andare a dormire alle 5, però io devo comunque svegliarmi alle 7 perché devo portare Enrico a scuola, non 151 G ovviamente, lui c'è già andato a scuola suppongo. Qualcuno deve mi porta tutte le mattine, Luca. Ma ci sarà l'Avatar o sarà nei 100 anni della sua sparizione? Lo vedrete all'inizio, Forlone o Forlon. Lo vedrete proprio all'inizio, perché ovviamente ci sarà una sigla e che come nella serie di Avatar ti spiega in breve quello che stai per andare a vedere a livello di setting, e poi ci sono io che faccio una dovuta introduzione. Dove posso acquistare il manuale? Su internet trovarlo puoi trovarlo tranquillamente su internet di Magpie Games. Cosa ti attira di più dal mondo di Avatar? Non so, la parte più politica, l'ambientazione, il mondo, non lo so, tutto, i personaggi, il dominio, il fatto che sia così legato
alle arti marziali, luci. Sassi, i cavoli, lo zio Airo, il tè, tutto. Io veramente Avatar ho cominciato a vederlo perché me l'aveva consigliato il mio fumettaro di fiducia e diventò veramente una delle serie animate di cui sono più appassionato. Di certo la mia serie animata occidentale preferita. Namus chiese cosa sta cucinando Chiara. Allora, ho fatto un filetto di platessa e come contorno sto facendo dei fagiolini. Tutto surgelato, rigorosamente. Gourmet. Semplice. Non c'ho voglia, sono a casa da sola, che cosa devo cucinarmi solo per me? Non ho sbatti. Per il dominio del metallo, invece, come hai gestito? Si sa che solo un dominatore su 100 è un dominatore del metallo, hai preferito evitarlo per lasciare la possibilità di venire addestrati? No. Prima partivo da ognuno di loro che cosa voleva giocare e da quello determinavamo se erano dei dominatori, a che tecniche, diciamo, a che tipo di dominio hanno avuto accesso. Ma guardando la serie ve ne renderete conto. Qual è stata la parte più difficile da preparare col senno del poi? Luca, inizia tu. Ma credo che la domanda sia rivolta a te. Ma guarda che io ho fatto l'ambientazione e tutto quanto, ma voi avete dovuto crearvi personaggi, pensarli nel contesto geopolitico e temporale. Vero. Allora posso rispondere che in realtà non è stato particolarmente difficile perché, specialmente per una parte del background che gli altri hanno visto solo già nel primo episodio, è abbastanza in linea con la mia vita vera, quindi... Oh. Quindi c'è stato poco da inventarmi. E poi... Vabbè, lo si può anche dire, io ho sempre adorato in Korra i dominatori del metallo, li ho sempre trovati affascinanti, perché è proprio lì che secondo me c'è stata la super mega iper evoluzione, perché in realtà da Aang a Korra passano 80 anni. Anni. Cosa? 80 anni. Ok, 80 anni, e se tu vai a vedere a livello tecnologico, no, quello che c'è in Aang è tecnologico, quello che c'è in Korra, ti viene a dire, ma cavoli, sembra che nel nostro mondo sono passati magari tipo tre secoli, perché si passa letteralmente da come se fosse il nostro 1400, ok, fino ad arrivare quasi al 1800, se non ci sono addirittura veicoli, velivoli, volanti. Però se ci pensi, effettivamente viviamo in un mondo in cui letteralmente un dominatore del metallo può piegare il metallo e fare un aereo. Cioè, è molto più facile per loro sviluppare la tecnologia. Così. Quindi ho sempre detto, cavoli, il dominio del metallo ha cambiato il mondo in tanti modi, e quindi... E per questo ringraziamo Toph Beifong, inventrice del dominio del metallo. Salutiamo, che ci segue sempre dalla palude. Sì, ma ascolta e basta. Enrico? Beh, tolto il manuale, che è senza dubbio stato ostico, anche se per fortuna siamo stati molto flessibili, provare a creare un personaggio di nuovo per la prima volta, essendo seconda volta in vita mia, la prima volta mi è stato più facile perché avevo delle basi già salde sul ok, io so già come è fatto quel mondo, ho già visto come è iniziata la storia, ho già visto qual è il mood, ho già visto che cosa fanno gli altri e ho qualche personaggio già pronto nella mia testa. Qui ho provato a fare qualcosa che non avessi già pronto e porca vacca! Prendere una direzione e, una volta scelta una direzione, trovare il modo di renderla reale, metterla in pratica, mi sto rendendo conto di quanto è difficile. Cioè, nella tua testa è sempre tutto bellissimo, poi devi farlo. Riccardo? Quella è la parte più difficile. La parte più difficile per me è stata sicuramente capire un attimo, in realtà, tutte le mie parentele. Cioè, quella è stata la cosa che ho più difficile. Che adesso lo capirete guardando, ma tipo vi dico solo che ho una pagina nel mio quadernino degli appunti con un albero genealogico e con tutti gli appunti su i gradi di parentela e su che rapporto ho, perché cioè c'era da impazzire comunque in realtà. Infatti mi sbaglio un paio di volte. Ma non è un problema, sono sempre lì pronto a darti una mano. Chiara? Allora, sì, a parte il primo approccio a un manuale che comunque ha un modo molto diverso di vivere il gioco di ruolo rispetto a quello a cui sono abituata io, cioè questo è un manuale che tende a mettere molte regole anche nelle parti di interazioni tra i personaggi, ed è una cosa a cui io non sono abituata, ma infatti poi quella l'abbiamo subito lasciata da parte, quindi questa mia paura in realtà
non si è concretizzata in niente. Un'altra cosa interessante è che gioca molto il manuale sull'aspetto dell'equilibrio tra contrasti che possono esserci comunque anche interiormente ai personaggi. Mm. E questa è una cosa che comunque bisogna capire come bilanciare, cioè come faccio a fare un personaggio che sia coerente, però che sta comunque vivendo delle sue piccole incongruenze interiori. Non è facilissimo capire come gestirlo, però è sicuramente interessante dal punto di vista del giocatore. Sì, quella è una delle meccaniche che più personalmente mi intriga del manuale, che ancora devo comprendere appieno e farvi giocare come si deve. Ma quello lì secondo me è una delle cose più... più del dominio è una delle cose più interessanti di questo manuale. Perché il dominio alla fine... Il bello è che è il manuale su come metti in campo il dominio è molto malleabile, è molto vario, è molto plasmabile. La parte dell'equilibrio è molto interessante perché è molto vera, cioè in quasi tutti gli episodi di Avatar vedi questo conflitto interiore tra i personaggi in questi due cardini su cui loro fanno, diciamo, da pendolo. Infatti, vai lì. No, dico, mi sembra che comunque infatti abbiamo cercato di rendere questa cosa abbastanza il nucleo della narrativa di ognuno dei nostri personaggi. Sì. Anche magari più proprio dell'utilizzo esatto di come era stato scritto sul manuale, che era un po' macchinoso, abbiamo proprio usato quegli input, cioè io c'avevo una cosa molto specifica nel mio spirito, nel mio equilibrio. Sì. Mi ha aiutato molto a... scegliere che cosa fare e interpretare, penso che sia stato un po' così per tutti. Certo. Come vi siete sentiti? Ah, vabbè, poi io. Allora, io ho passato giorni a pensarmi trame, a pensarmi come si è evoluto il mondo negli anni successivi a quello che abbiamo visto in Korra, cosa può essere cambiato, come può essere determinate cose, determinate persone, determinati legami, determinati equilibri politici. Ne ho parlato molto a lungo con Nick Undead Jester, Nicolo Schiatti, che anche lui gigantesco fan di Avatar e disegnatore del fumetto di Boris di prossima uscita. Wow. E, ne ho parlato a lungo con lui e mi sono messo giù a mettere giù appunti, rileggermi i fumetti, riguardarmi le serie e cercare di fare il tutto nella maniera più autistica possibile. È stato un bel viaggio, però mi sentivo, vedrete, alle mie spalle non ci sarà la solita libreria che vedete nelle nostre campagne, ma ci sarà una gigamappa del mondo di Avatar, che in realtà fu un copritrapunta regalatomi anni e anni fa proprio da Chiara, che usiamo come mappa. E ci sono io ogni tanto che proprio mi alzo e vado tipo a indicare la mappa e mi sento tipo Peppe Silvia, quello lì, il tizio che controlla i collegamenti di questa persona che non esiste. Però è stato molto stimolante, molto bello, e non vedo l'ora di andare avanti e tirare fuori determinate altre chicche che ho preparato per i giocatori e anche per voi. Come vi siete sentiti finalmente a ruolare nel mondo di Avatar? Io bene, mi sono divertito. Bello, bellissimo. Un po' fico strano perché comunque giochi in un mondo che, a differenza di magari quando giochi, non lo so, Forgotten Realms, quindi tu senti di poter inventare tante cose, no? E sicuramente anche qua, però comunque stai un po' in punta di piedi perché è una cosa che ti piace, sai che ci sono un sacco di cose molto ben definite e quindi non sai quanto puoi spingerti, no? Non lo so, io questa è stata la differenza. E poi sì, volevo... senti anche di non voler tradire. Esatto. Là, quindi sei tipo un po' più... Assolutamente sì, che è la più grande. Infatti, allora, difficilissimo giocare senza dire parolacce, ragazzi, cioè mi dispiace. Io sì, no, certo. Un paio di volte, infatti, perché io sono molto abituato, devo dire, a parolacciare un po' quella. Purtroppo... Perché abbiamo detto, siccome Avatar è Nickelodeon, cerchiamo di fare la campagna in stile Nickelodeon, quindi niente parolacce, niente cose troppo spinte, e la morte è trattata come un grande momento e comunque non dico off camera, però nel senso trattato con una certa delicatezza. Abbiamo provato a fare questa. Vediamo.
Comunque, se posso rispondere velocemente a una cosa che ho visto un sacco di commenti, perché questa cosa dell'albero genealogico, se avevo una famiglia del sud, mi hanno chiesto. No, è perché sono legato a dei personaggi molto importanti, diciamo così, perché non si può dire di più, magari dai, veniamo alla sorpresa, però veramente tanto importanti per la storia della serie, e quindi insomma erano cose già decise e dovevo saperle, diciamo così. Domanda per tutti, col senno di poi, apprezzate quindi il manuale fatto ad Hoc su Avatar o avreste preferito riadattare un altro manuale con Home Rule? Allora, io prima dell'esistenza di Avatar Legends, quando stavo meditando su una campagna su Avatar, pensavo o di utilizzare Not the End, o di utilizzare Broken Compass, o di utilizzare KOTRA, Knights of the Round Academy. Quando uscì appunto, quando vidi il Kickstarter per Avatar Legends, dissi, let's go, buttiamoci. E non lo so, perché devo ancora assimilarlo per bene, purtroppo le settimane precedenti alle registrazioni io ero in mezzo a 12.000 cose, Luca lo sa, e credo un po' tutti noi fossimo in mezzo a 12.000 cose lavorative e non. Quindi purtroppo l'attenzione che avrei voluto rivolgere al manuale, al suo apprendimento, non l'ho potuta rivolgere. Ma sempre per scopi di intel che vedrete tra mesi. E quindi non, per ora sospendo il giudizio. No, io non lo sospendo per niente, ne ho parlato anche ieri durante il rewatch di Navigavia, l'ho anche sfogliato insieme con Simone. Per me, sinceramente, per aver tirato su quasi 10 milioni di dollari nel Kickstarter, un manuale del genere è da veramente da prendere gli autori e frustarli finché non ne fanno un altro. Sì, beh, il 90% delle art sono screenshot recuperati dalla serie. Allora, credo che quello sia per volontà proprio delle cessioni di diritti, perché anche i ragazzi di Mana Project, che hanno fatto il manuale su Cowboy Bebop, avevano proprio l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente immagini fornite da loro, tratte dalla serie, nemmeno dal film. Ci sono anche art originali, però. Sì. In ogni caso, comunque, poi vai a scegliermi un regolamento Played by the Apocalypse che è open, quindi già che non lo paghi dici vabbè, ok, ci sta. Ma è proprio il più sbagliato, secondo me, in assoluto per una serie come Avatar, tanto che appunto la seconda, cioè i combat sono gestiti in maniera ancora diversa. E allora perché mi hai scelto Played by the Apocalypse per i dialoghi e i combat se hai inventato una cosa nuova? Ma fai una cosa nuova, originale! Cazzo, 9 milioni e mezzo di dollari, ce l'avrei avuto un pomeriggio per fare un regolamento. A me il regolamento del combattimento, però effettivamente sì, sono inventati così, invece il resto l'hanno tenuto, questo manuale open. Sì, esatto, e io non capisco, nel senso, cazzo, ci sono così tante cose belle in Avatar che potevano essere molto più dinamiche, molto più... non dico basate sul combattimento, perché no, però anche semplicemente più fluide. E invece mi sembra un gioco macchinoso, tanto che appunto anche noi abbiamo detto sì, ok, queste sono le regole, però visto che sappiamo interpretare le aggiriamo un po' e facciamo diciamo uno slalom. Abbiamo piegato il manuale, dai, al nostro... Cioè, piegare... Allora, io sono sempre favorevole a piegare i manuali e i regolamenti, ok? Sì. Specialmente in favore della fruizione, no? L'importante è non scegliere un manuale e decidere di cancellare le regole, perché allora a sto punto che cosa serve fare il manuale? Quindi il mio voto sul manuale è ampiamente negativo. Io ho la maledizione di portare su Intel i manuali più infami, tipo questo, Vampiri, manuale di Vampiri quinta edizione è da spararsi nei piedi. Ah, bene. È esteticamente molto bello, ma è fatto male, cioè ci sono regole che non ti vengono mai spiegate. E tu dici, ma mi scusi? Perché tu le devi sapere, Gian Andrea. Ah, così, non sono scritte, cioè, da nessuna parte. Ma le devi sapere. E come cosa? Sai? Non e le sai e basta, vengono menzionate e tu dici, vabbè, ma ci sarà da qualche parte sta regola. No, ci sono due facciate di indice analitico e tu dici, ma no, non bastano due facciate. Io devo dire, era il manuale che io ho giocato a The Witcher. Sì. Quel manuale è fatto per portarti alla pazzia, perché le regole più importanti molto spesso sono scritte in dei trafiletti così, in pagine in cui non c'entrano niente. Tipo io, ma per farti un esempio, che ne so, come funziona
il mana, cioè la risorsa di magia per un mago, sta scritto in un trafiletto così sul combattimento generale, mentre invece la pagina del mago sta tipo 5 capitoli prima. Una roba stranissima, sembrava fatto per pazzi proprio, cioè sembrava fatto per in parte impazzire. Allora, ci sono un botto, mi dice Andy Nico da sotto che ci sono un botto di domande. Mm-hmm. Facciamo ancora un po', perché comunque sono le 21, mi dispiacerebbe non rispondere. La nuova veste dello studio è magnifica, il video di oggi trasmette tutto il vostro impegno e lavoro. Abbiamo pubblicato appunto un video, per chi non l'avesse visto, su YouTube, quella roba lì con il pulsantone rosso e bianco, dove si fa un tour dello studio che i ragazzi ovviamente quando sono venuti a registrare hanno già visto. Però è stato un disastro, perché praticamente tra una cosa e l'altra sono stati 2 mesi di lavoro. Sì. Non da parte nostra, ovviamente da parte degli operai specializzati, scenografa, muratori e tutto. Ci abbiamo veramente tanto sudato, però speriamo di fare un sacco di cose con quella nuova scenografia. Come si chiama il manuale? Avatar Legends. Molto semplice. Se vi risvegliaste nel mondo di Avatar, quale sarebbe la prima cosa che fareste? Oddio, devo pensarci un attimo. Riccardo? Anche lui, direi. Vado dai dominatori dell'acqua e ogni volta che mi sento male mi faccio curare, cioè questa cosa è incredibile. Allora, ovviamente vado a cavalcare un bisonte volante, raga, che cazzo dite? Prima cosa in assoluto. Mi viene difficile di darti torto, No, voglio volare. Voglio volare. A meno che io non mi risvegli dominatore del fuoco, farmi passare oggetti dei miei poteri senza alzare il culo, avete presente? Usarlo con qualsiasi potere tranne il fuoco. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, è una cosa super specifica, cioè tu ci hai pensato prima, palesemente. Ci ho pensato adesso. Era urgente come cosa. Luca? Ma allora, cambia molto la risposta in base a se mi risveglio dominatore o no. Esatto. Se no, in realtà non è che cambia molto, cioè probabilmente avrei un lavoro, come tanti altri. cioè, nel senso, scusa, mica vado a fare l'avventuriero. Gli avventurieri prendono le frecce nelle ginocchia e poi diventano guardie cittadini. E se invece sono dominatore, allora mi allenerei probabilmente a cercare di affinare sempre di più quello che so fare. Io credo che se non fossi dominatore mi farei tipo l'abbonamento annuale per guardare il pro bending, il dominio sportivo. Vado lì a fare il tifo per i Fire Ferrets, altrimenti appunto esercitarmi nel dominio del fuoco preferibilmente, per poi magari appunto o unirmi alle forze delle Nazioni Unite di Città della Repubblica oppure diventare appunto un probender. Mi hanno in parte suggerito in realtà che lavoro potrei fare. Farei i moventi. Che bello fare i moventi, certo. Lavori per le industrie del futuro. Sì. Per le Barrick in mondo a registrare filmati per i moventi. Non so quanto vorrei lavorare per Barrick, però Mi è sempre stato estremamente simpatico in realtà. Simpatico, però come capo migliora di stagione in stagione. Migliora. Personaggio del mondo di Avatar preferito? Per me, allora, soprattutto Zuko, principe della Nazione del Fuoco, personaggio preferito, combattuto con tanti drammi, bellissimo, poi doppiato da Stefano Crescentini, quindi vince a prescindere. E secondo posto a pari merito ci sono lo zio Iroh e Lin Beifong. Enrico? Toph è un'ottima scelta. Non minimo dubbio. Luca? Toph anche per me sicuramente, almeno per quanto riguarda il periodo Aang, se no Bolin non è male. Ma aspetta, Bolin o Bo, virgola, Lin? No, Bolin. Bolin, dipende dalla pronuncia. Eh no, perché non ho capito tutto, se attaccato. Ti riferisci... Ok, Bolin, va bene. Chiara? Zuko, primo posto, ovviamente, però anche Toph per me ha un posto molto importante nel cuoricino. Riccardo? Allora, ti direi sicuramente Katara, e ci leghiamo anche a poi il mio personaggio, insomma, lo vedete. E se devo dire di Korra, Asami, assolutamente. Siamo pazzi?
Bellissima. Ci saranno altri domini particolari, sabbia, magma, combustione, non voglio dirvi niente, avrete modo di vedere. E direi che è ora di farglielo vedere, no? È ora di farvelo vedere, ragazzi, noi vi lasciamo alla visione di The Legend of No One, primo episodio. Io sarò in chat finché le mie palpebre reggeranno. Vi ringraziamo tutti quanti per i sub che state facendo e che continuerete a fare durante la visione. E io ci tengo a ringraziare ovviamente Simone per aver fatto la regia, i disegnatori, tutto il team dei patati che hanno lavorato alle art dei nostri quattro protagonisti. Ringraziamo il Nico che sta facendo regia adesso e Guine che è invece in chat. E io ringrazio ovviamente Enrico, Luca, Chiara e Riccardo per essere stati i miei giocatori, per avermi seguito in questa mia piccola follia, in questo proprio fan head canon, ma proprio male male. E ragazzi, se volete dire un'ultima cosa prima di lasciare i ragazzi all'episodio, questo è il vostro posto. Scusatemi. Ha senso. Comprensibile, sì, chiediamo tutti scusa. Nel dubbio sì, nel dubbio scusate Enrico. Sì, va bene. Va bene, ragazzi, allora buona visione, grazie a tutti e ci rivediamo poi settimana prossima per la seconda puntata, ma nel frattempo godetevi la prima. Sì, Nico, sai cosa fare? Fuoco. Aria. Acqua. Terra. 15 anni fa, l'Avatar Korra portò un nuovo equilibrio tra il mondo fisico e quello spirituale in seguito alla convergenza armonica. Ma tutto ciò ebbe un caro prezzo. Il suo legame con Rava, lo spirito della luce e della pace, venne spezzato per sempre, impedendole di entrare in contatto con le sue vite passate. Quando l'Avatar Korra morì, la ricerca del nuovo Avatar iniziò senza tregua. Sono passati 8 anni da allora. E gli insuccessi hanno spinto l'Ordine del Loto Bianco e le quattro nazioni a sospettare che il ciclo dell'Avatar si sia interrotto per sempre. Ma lei mi ha insegnato a non arrendermi e a non perdere la speranza. Troveremo il nuovo Avatar, chiunque esso sia. Tempo fa, le quattro nazioni vivevano nella più completa armonia. Poi tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco decise di attaccare. Sono passati 100 anni da allora. E poi l'Avatar Aang ha riportato la pace su tutto il pianeta, sconfiggendo il Signore del Fuoco Ozai. Sono passati poi decenni e l'Avatar Aang ci ha abbandonati. E dopo di lui, il ciclo dell'Avatar è continuato. Lo spirito di Rava, lo spirito della luce, della pace, dell'equilibrio, è passato a Korra, una giovane dominatrice dell'acqua, della tribù dell'acqua del sud. L'Avatar Korra ha vissuto una vita breve ma rocambolesca, affrontando grossi problemi, grossi cambiamenti che sono avvenuti su tutto il pianeta. Città della Repubblica è uno di questi grandi cambiamenti. Una delle vecchie colonie della Nazione del Fuoco, di dominazione all'interno del Regno della Terra, che è diventato un luogo di pace, di equilibrio, di democrazia. Città della Repubblica è il centro nevralgico di tutte le avventure di Legend of Korra ed è anche il punto di partenza di questa avventura nel mondo di Avatar. Mondo dove quattro popoli sono noti per dominare i quattro elementi: aria, terra, fuoco e acqua. E una persona è colei che porta equilibrio tra questi quattro popoli e padrone di tutti e quattro gli elementi, l'Avatar. Una figura che nel corso dei secoli, dei millenni, ha sempre portato non soltanto pace tra i popoli, ma anche ha fatto da ponte tra il mondo fisico e quello spirituale. È un mondo che si rifà molto a quello che è il mondo orientale, sia nel suo ordinamento politico, nelle sue tradizioni e nella visione della spiritualità. L'Avatar ha un ciclo. Quando muore un Avatar,
il suo spirito viaggia e si reincarna, passando lentamente di nazione in nazione, dalla nazione della terra a quello del fuoco, quello del fuoco a quello dell'aria, da quello dell'aria a quello dell'acqua e poi di nuovo alla nazione della terra. L'unico problema è che dopo gli eventi con Unalaq, alla tribù dell'acqua del nord e a Città della Repubblica, il legame tra Rava e l'Avatar Korra si è spezzato, portando la gente a chiedersi se mai il ciclo dell'Avatar continuerà. Ed è su questo che si basa la campagna di The Legend of No One, la leggenda di nessuno, perché e chi lo sa se c'è l'Avatar? C'è? E se c'è, dov'è? E se dov'è, perché? Noi siamo qui per farci queste domande, io spero che questa introduzione sia stata sufficiente, altrimenti recuperatevi Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria, Legend of Korra, li potete trovare su Netflix, ma appunto questa è una campagna che io non vedevo l'ora di fare da più di 2 anni e sono veramente contento di essere qui insieme a voi per portarvi in uno dei, nel mondo di una delle serie animate mie preferite di sempre. E non sarò solo in questo viaggio, bensì avrò dei compagni di avventura, in realtà dei protagonisti di questa storia, che conoscono Avatar, soprattutto sono dei bravi interpreti e o giocatori. Per alcuni di loro è una non prima volta, ma diciamo una delle prime volte iniziali, non la primissima giocata, ma una delle prime a giocare di ruolo. Per altri invece è la prima volta su questi schermi in Intail. Per altri un grande ritorno, perché non li vedevamo da un po'. E uno di questi grandi ritorni è appunto Chiara Preziosi, Ruby Rust. Ehi là, gente. Doppiatrice, direttrice del doppiaggio, vecchia compagna di Malefatte sul canale Orion Web Dubbing e soprattutto molti di voi se la ricorderanno come Vania all'interno di Augusta Sanguinorum. Tornerà Vania, tornerà Augusta Sanguinorum? Sì, piano piano. Una cosa alla volta, ragazzi. Sì, ho deciso che... Non lo sapevo neanche. No. Grande sorpresone. Datemi tempo. Let me cook. Appunto, bentornata. Grazie. Sono molto contenta di essere qui. Non vedo l'ora di riesplorare il mondo di Avatar, che è rimasto chiuso nel mio cassetto per anni, perché ormai sono passati 10 anni da quando è uscito Korra. Sì. Sì, stavamo ancora a Torino quando lo guardavamo. Sì, infatti. Quindi... non vedo l'ora di esplorare nuovi mondi insieme ai miei nuovi amichetti. E uno di questi amichetti, che alcuni di voi avranno sicuramente già visto nel mondo di Navigavia, è appunto Enrico, 151G. Mia seconda ruolata di sempre, quindi non vedo l'ora di sbagliare tutto. Ho 1000 regole di fronte a me, va bene. Sono pronto. Non ti preoccupare, anzi ne approfitto, ne parleremo un attimo di più, ma... sbaglieremo un sacco di cose a livello regolistico, perché è un manuale semplice ma in realtà molto complesso. Cioè è difficile la curva d'apprendimento. Cioè è un muro gigante. Allora, se io becco chi ha deciso di utilizzare Played by the Apocalypse per Avatar, giuro che lo meno finché... Ecco. Siamo su Nickelodeon. No, non siamo. E infatti abbiamo Luca Occhi, che conoscete tutti, ovviamente regista, CEO e appunto master di Navigabe, oggi qua in veste di giocatore. Esatto, non vedevo l'ora di entrare finalmente nel mondo di James Cameron Avatar. No, è l'altro Avatar. Allora ho sbagliato qualche scheda, mi sa. No. Però il rifalla al volo. Vestito sì, allora è niente. Vabbè. Rifalla al volo. La rifaccio al volo, non è un problema, tanto è un sistema semplicissimo. Ma dici, ma perché non posso fare il Navi qui? E infatti io ho il Navi. No, infatti, non arrivo. E infine, il grande ospite di questa campagna, perché è la prima volta sugli schermi di Intail, abbiamo Riccardo Suarez, voce di tantissimi personaggi, tra cui Steven Universe e Angel Dust in Azbin Hotel. Recentissimo. Nonché... e questa è la chicca, figlio di Ilaria Latini, la voce di Katara in Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria. Infatti sono contentissimo, questa è una cosa molto... mi sento quasi questo passaggio di... come si dice? Testimone. Di testimone, sì, di mia madre, che comunque ha interpretato uno dei personaggi più iconici, forse uno dei più amati di sempre, e anche da me. E io, come Chiara, sono molto contento di riesplorare questo mondo, che ho lasciato sicuramente in un cassetto che adesso è pieno di ragnatele. Spero di ricordarmi tutto.
tutto, e, però sono molto molto felice, non vedo l'ora perché proprio sono emozionatissimo, non ho capito niente del regolamento però insomma No, ma infatti stiamo facendo tutti quanti dei discorsi introduttivi per abbassare di molto le spalle, preparandoci il culo tipo esatto. Io Avatar non lo vedo da 10 anni, io nel sistema di regole non ho capito un cazzo, quindi partiamo malissimo. Sì, no? Sì. Tranquilli, ci sono io che lo riguardo almeno una volta l'anno, fumetti compresi. Devo soltanto finire bene i libri sull'Avatar Kyoshi, ma ci siamo. Io ho finito di vedere Korra perché me l'avevi detto tu tanto tempo fa, cioè tipo mi ricordo di questa cosa, sei stato tu a convincermi a finirlo, quindi è interessante anche che sia creata adesso questa situazione. Sono fiero di te, Riccardo. Hai visto? Non mi ricordo niente. Bravo, hai fatto i compiti. Sì, lo dico, anche Chiara ha fatto i compiti. Anche Chiara si è rivisto un po' di... Non l'ho finito, però mi sono fatta un po' di rewatch di Korra soltanto prima di venire qui. Io ho passato le nottate sulla wiki dicendo questa cosa è fattibile, come si chiama come si chiamano gli stronzi con l'arco? Gli stronzi con l'arco. Studiare prima di studio. Sessione, poi il master, vabbè, figuriamoci, si sarà fatto appunto le nottate in bianco, ovviamente. Si nota dalle occhiaie. No. Samsonite, quando vorrei un testimonial, sono pronto, con le borse che ho sotto gli occhi, solo io. Sì, no, Katara entra nell'ottica che Ilaria Latini è la voce che mi ha fatto innamorare del doppiaggio. Ma davvero? Sì. Che bello. Quando la sentì su Ahsoka Sori Langley è stato amore a primo ascolto, e da lì poi mi sono appassionato al mondo delle voci, e solo anni dopo poi ho deciso di maturare l'idea di fare il doppiatore, quindi per me... No, non volevo interrompere, ma probabilmente abbiamo già parlato di queste cose nel pre-show. Può darsi, ma non importa, perché io non so cosa diremo nel pre-show. Non lo so cosa diremo, ma l'abbiamo fatto apposta per poter parlare fuori dal ruolo. Adesso, siccome sono già una mezz'ora, 40 minuti che sono in live le persone, perché questa è registrata, questa, certo. Nel caso non l'abbiate capito, ma l'abbiamo detto nel pre-show, andiamo nel gioco. Non voglio perdere troppo tempo nel gioco, perché tutte queste chiacchiere sono bellissime, ma le abbiamo già fatte nel pre-show. Quindi, hai ragione, grazie Luca. Nel gioco, il gioco appunto di Avatar, che è nato da un Kickstarter su una licenza ufficiale di Nickelodeon, è un manuale che appunto, come dicevo, ha una curva d'apprendimento bella incazzata per riuscire a superarla, e solo una volta masterato diventa molto semplice. Noi ovviamente sbaglieremo delle cose, non ci ricorderemo bene delle regole, di certo faremo degli errori, ma non è tanto per le regole che noi andiamo a giocare, non è mai stato questo il caso di molte delle nostre campagne, ma è più per cercare di trasportarvi all'interno del mondo, all'interno dei personaggi e all'interno delle storie. Ho scelto questi giocatori, ho pensato queste trame proprio per cercare di portarvi in un mondo magico e farvi appassionare ai loro intrighi, alle loro sofferenze e alle loro gioie. Quindi, senza frapporre ulteriori indugi, siete pronti? Sì. Risposte confuse? Sì. Menti come me. Hai ragione. Ci teniamo a ricordare che questo è un programma registrato. Non siamo veramente in diretta, siamo semplicemente pre-registrati, perché c'è gente che viene da lontano e quindi sarebbe complicato farli venire una volta a settimana. È molto più comodo, ma vi divertirete comunque. Comunque saremo in chat con voi. Nell'animo. E qui. L'ho letto il tuo commento in chat. Ti tengo d'occhio. Sì, grazie a tutti dei complimenti, lo sappiamo. Esatto. Grazie. A Pereale meno. Sì, certo. E grazie per i follow e i sub che già avete fatto. Sì, infatti. Beh, che state continuando a fare. Oh, ma quanti? È in Hype Train. Hype Train. Che meno. Simone, che è dalla regia, ringraziamo. E ringraziamo oltretutto anche tutti gli artisti che hanno lavorato alle art, che potete vedere a schermo. Simone, dammi un tono introduttivo, dammi una musica introduttiva. Il Loto Bianco è sempre stata una società segreta, una società creata in periodi di guerra, durante la guerra dei cent'anni, per continuare a creare una collaborazione tra figure illuminate, per collaborare, essere amici, nonostante i confini, nonostante le politiche, nonostante le tradizioni. Zio Airo, il grande generale Airo, era membro del Loto Bianco, e grazie ai suoi sforzi, suoi e degli altri membri, la guerra dei cent'anni è riuscita a giungere al termine. Negli anni successivi Loto Bianco ha ancora delle attività segrete, ma è un organo molto più conosciuto e rispettato, che ha riassunto quella figura di
aiutiamo l'avatar e il mondo a ritrovare il loro equilibrio. Sempre con questo, con questa missione mentale del è inutile creare divisioni tra le persone e tra i popoli. Tutto quanto può prosperare nell'armonia. Il Loto Bianco, quando l'avatar Aang morì, impegnò molti dei suoi sforzi a cercare il nuovo avatar, trovando alla fine appunto Korra nella tribù dell'Acqua del Sud. Dopo la sconfitta di Kuvira, l'avatar Korra ha continuato la sua attività di avatar, più matura, più consapevole di se stessa, sia da un punto di vista fisico che spirituale. Ha fatto dei grandi sforzi di fronte ai nuovi grandi cambiamenti. Unificare il mondo spirito e quello, il mondo spirituale e quello fisico, avere un portale per il mondo spirituale a Città della Repubblica porta grandi cambiamenti, porta grandi disagi. Però Korra, affiancata dai suoi amici, dai suoi mentori e dalla sua compagna, è riuscita a portare equilibrio in un momento di grave crisi. Ma in seguito ai suoi traumi fisici e psicologici, la vita l'ha abbandonata prima del dovuto. E quindi il Loto Bianco ha riassunto la sua funzione di dobbiamo trovare il nuovo avatar. L'avatar Korra è morta ormai 8 anni fa, in seguito alle ferite subite da Zahir, da Kuvira, tutti i traumi che ha subito. E per 8 anni il Loto Bianco ha cercato e non ha ancora trovato. E cosa fai? Ti fermi? No. Siamo adesso in un ufficio del Loto Bianco, dove un dominatore del fuoco, ormai andante verso i 40, si sta toccando il braccio. Le ferite che ha subito cercando di fermare l'esplosione del cannone di Kuvira, di ciò che lo alimentava, con l'età sta diventando sempre più doloroso, con gli acciacchi che col tempo non passano mai, ti fanno soltanto ricordare di più quanto faceva male in passato. Si sta toccando il braccio su cui, sulla pelle, ci sono ancora tutti quanti i segni, creando una sorta di bicromia tra il colore della sua pelle e dove c'erano le cicatrici. Se lo sta toccando, cercando di diminuire il dolore, come se lo stesse impratichendo. Mako ormai ha un'età. Dopo aver lasciato la polizia di Città della Repubblica, su consiglio di Tenzin, ha assunto un ruolo all'interno del Loto Bianco. Anche, diciamo, per omaggio e rispetto per una persona a cui ho voluto tanto bene, Korra. Ed è da ormai più di 10 anni che si impegna all'interno del Loto Bianco. Ed è nel suo ufficio finché a un certo punto non sente bussare. Avanti. Ehi, posso? Ti ho chiamato io, Esme. Prego, siediti. Ok, grazie. Entra all'interno dell'ufficio una giovane donna di nome Esme. Prego, descrivicela. Allora, Esme è una giovane dominatrice del fuoco, anche lei. Lo si può intuire dai lineamenti vagamente orientali. Porta i capelli neri, scuri, tagliati in un wolf cut, ma con 2 treccine più lunghe che le sporgono da dietro il collo e si poggiano sulle spalle, intrecciate con dei nastri rossi. Ha un fisico atletico, un portamento abbastanza fiero e indossa degli abiti, una camicia rossa, bordeaux rosso scuro e una veste intrecciata come una sorta di gilet corsetto, un ibrido tra le due cose. Non sono abiti particolarmente femminili, anzi, sono abbastanza maschili come stile. Un paio di guanti e un viso che
qualcuno potrebbe definire un po' una resting bitch face. Ha una cicatrice sul sopracciglio, un'altra sulla guancia. Insomma, sebbene sia giovane, perché comunque ha 25 anni, sembra una che ha vissuto abbastanza una vita turbolenta. Entra, si fa avanti, guarda Zuko e fa: tutto ok? Ma guarda Zuko. Guarda Zuko. Guarda Mako e gli fa: tutto ok? Sì. Fa ancora male? Sempre. È per questo che ti ho chiamata, non in questa sala. Il Loto Bianco continua la sua ricerca dell'Avatar ed è tempo che accetti la tua proposta e quindi va bene. Sei la prossima del Loto Bianco a dover partire per la sua ricerca. Vedi che l'espressione che prima era seria, anche un po' preoccupata per Mako, che comunque è un suo amico da tempo, quando dice questo le sfugge un po' un sorriso, come a dire: finalmente è il mio momento. Sorride e dice: sapevo che prima o poi avresti ceduto. E io sapevo che quel sorriso non promette nulla di buono, Esma. L'hai detto tu, non io. No, l'hai dimostrato tu negli anni. Non è vero, mi sembra di aver dimostrato di essere sulla retta via da diversi anni. Quindi, cosa devo aspettarmi? Cosa mi consigli di fare? Beh, ci sono delle piste che ti darò che potrai seguire. Il fatto è che di squadre del Loto Bianco ne abbiamo mandate tante negli anni e per ora sono stati tutti quanti dei buchi nell'acqua. Quindi non so esattamente cosa dovresti cercare, cosa potresti aspettarti. Potresti essere un buco nell'acqua anche tu. Grazie. Gentile da parte tua. Esme, parlo semplicemente per una questione di probabilità, di vedendo quello che è già successo. Non dubito delle tue capacità, semplicemente abbiamo smandato decine di squadre nel corso degli anni e per ora ancora niente. Ma non avevate mandato me. Esme, parlando onestamente, all'interno dell'opinione pubblica, la gente per le strade, ma anche negli organi di potere, il dubbio che il ciclo dell'Avatar sia spezzato e che non si rincarnerà mai più in concreto. Dopo 8 anni ancora non si è saputo niente. La gente sta cominciando a sospettare. Già Korra non riusciva più a entrare in contatto con le sue vite passate. Se quello fosse soltanto uno dei sintomi della sua separazione con Rava, l'altro fosse la discendenza dell'Avatar interrotta per sempre, sarebbe un grosso problema per tutte le quattro nazioni. Lo so, ho capito. È una questione seria. E lo so benissimo, cioè ti assicuro che prenderò sul serio questo incarico. Sì, e non è l'unico motivo per cui lo dovrei prendere sul serio. Non sarei da sola. Ah, bene, mi affiancate qualcuno? Sì, non è qualcuno del Loto Bianco, normalmente lo sarebbe. Perché non è qualcuno del Loto Bianco, scusa? Volontà delle alte sfere. Da quando ti sottometti alle alte sfere? Da quando è Katara della Tribù dell'Acqua a chiederlo. Oh, ok. Puoi entrare. E da una porta dal lato dell'ufficio fa capolino un giovane. E ci mette un po'. Cioè, tipo, dopo che Mako gli dice puoi entrare, probabilmente lo deve riposare un paio di volte. Perché all'inizio non c'è risposta. Se lui si alza. Lui si apre anche, a posto. C'è lui tipo con si vede subito questo ragazzo, tu lo intravedi dalla porta aperta da Mako, questo ragazzo che sta su una sedia tutta sbilanciata all'indietro, tipo sai quando stai in bilico sulla sedia, sì esatto, sta tutto sbilanciato all'indietro cercando di trovare una posizione di equilibrio che sia abbastanza divertente e intanto ha preso da un bicchiere d'acqua che stava lì, l'ha svuotato dell'acqua e stava facendo nell'aria, stava cercando di comporre una piccola paperella di ghiaccio e appena Mako lo chiama, lui si gira,
vedete questo ragazzo con la pelle abbastanza chiara, questa lunghissima treccia praticamente che arriva quasi, cioè che probabilmente striscia anche un po' per terra perché sta su una sedia, ed è piena di gingilli di ghiaccio e gioiellini, però messi in ordine, non è un'acconciatura per forza ordinata, anzi sopra i capelli sono anche un po' scompigliati, ed è piena di questi gingilli di ghiaccio che da una parte sono molto belli, dall'altra sono anche troppo, cioè nel senso si è un po' riempito di questi gioiellini, e ha un viso molto dolce, un po' con questi tratti un po' taglienti, questi occhi un po' persi, verdi, verde chiaro, e si gira verso di voi, casca la paperella che aveva creato di ghiaccio, si rompe in frantumi, casca dalla sedia e si ritrova tipo a sdraiato per terra e fa: oh, eccomi. Vieni su. E ritorna nell'ufficio lasciando passare appunto il ragazzo e indicandoti la sedia di fianco appunto ad Esme. E i frammenti di ghiaccio ti danno fastidio, li lascio là? Vai. Sì, subito, eccomi. Mako si rimette a sedere. Esme, lui è Rohan. Il nome ti suona? Sì, ti guardo, guardo lui e guardo te. Su, Sari, mi fai fare da babysitter? È il nipote dell'Avatar Aang. E se Katara dice che devi fare da babysitter al nipote dell'Avatar Aang, tu farei da babysitter al nipote dell'Avatar Aang. Rohan, ho già parlato con tua nonna. Rohan. Tu sei bella. Oh, grazie, immagino di sì. Quanto sei alta tu? 1,70 m o poco più. Ok, ok, tu ti vedi questo ragazzetto che comunque è alto più o meno quanto te, forse poco meno, è abbastanza tappeto, sta lì, sta guarda, tipo così. Rohan. Lei è Esme. Piacere Esme, che bel nome. Esme. Sì, piacere di conoscerti. Ti do la mano. Esme. Ho già ho già parlato con tua nonna. Lei vuole che tu faccia questo viaggio. Mm-hmm. Ne sai i motivi, immagino. Ah, sì, i motivi. Dovevamo cercare qualcosa. Aspetta, qualcosa. Un oggetto? No, una persona. Una persona? Un... Io guardo un mago di... Rohan. Sul serio? È qualcuno di famoso. Rohan. Sì? Oddio, ti prego. Tu sai di chi sei nipote? Sì, certo. Che cosa fa il loto bianco quando l'avatar muore? Avevo studiato questa cosa. Quando l'avatar muore, si cerca... È l'avatar, vero? Sono fortissimo. Marco stringe i pugni. Ho studiato questa volta, sono stato bravo. Non mi comporterò come al solito. Ho studiato, mi ha detto Katara che devo stare più attento. Quindi starò più attento, sono pronto, sono prontissimo. Rohan, è una missione estremamente importante. Lo capisco assolutamente. L'equilibrio del mondo potrebbe dipendere, certo, da questo. L'equilibrio è bellissimo, l'equilibrio del mondo. Questo non è Marco, questo sono io. Mi raccomando, devi stare agli ordini di Esme. Se lei ti dice stai fermo, tu... Sto fermo. Ma sempre, sempre? Posso avere un'eccezione? Due, tre. Tre volte in cui posso non stare fermo se me lo dice. Per il resto lo faccio sempre. Ti compatisco. Volevi partire? Questa è la tua occasione per farlo. Ci sono dei... Ti ringrazio veramente dal più profondo del mio cuore per questa occasione. Sarò disciplinatissimo, Mako, te lo giuro, cioè stavolta veramente super attento, proprio concentrato sul... Rohan, ti cambiavo i pannolini, mi auguro che tu lo faccia. Davvero? Non devo occuparmi anche di questo, vero? Non credo. È un po' offensivo questo però, se posso. Sono grande adesso, eh? Scusami, non... No, davvero, scusami, non volevo offenderti. No. È tutto chiaro? Chiarissimo. Bene. Dove andiamo? Questo starà a Esme deciderlo. Esme? Dove andiamo? Oddio, voglio andare tipo in un sacco di posti, cioè, non lo so. Ci sono gli spettacoli, dove la, la porta si spalanca. Voi non andrete da nessuna parte. Lin Beifong, capo della polizia di Città della Repubblica, entra
e la sua aura riempie la stanza. È una figura estremamente autoritaria. Come entra, quasi come un riflesso condizionato, Mako si mette in piedi, pronto a fare il saluto, perché comunque dopo anni passati sotto il suo comando gli viene... Però si trattiene la mano, fa tipo... No. Io ti do tipo una gomitata, mi metto tutto il fatto. È arrivata zietta, stai attenta, eh? Quando dici questa cosa, mi sfugge una risatina. Lin Beifong arriva, si mette tra voi due, guardando dritto in faccia Mako. Fa, che cosa diavolo mi significa tutto questo? Mako cerca un attimo di... Cioè, si sente un po' a disagio. Affari del Loto Bianco, Lin. E Katara ha detto... So benissimo cosa ha detto Katara, so benissimo perché Rohan si metterà a viaggiare, fare questa missione, questa tua... cosa senza speranza. Ma non esiste che io lasci andare la figlia di il nipote di Kaia con e sposta lo sguardo da te a Esme. Le faccio l'occhiolino. Si interrompe, ti viene vicino e lei è in piedi, tu sei seduta, sei in piedi? In questo momento sono in piedi. Mi sono alzata quando è entrato lui, perché comunque per... Lina è una bella stanga, ti guarda un po' dall'alto. So benissimo chi sei, Esme. So benissimo il tuo passato. So benissimo ciò che hai fatto e di chi sei figlia. Questo ragazzo viaggerà con te. E se credi che io sia così ingenua da lasciarti andare da sola con la nipote dell'Avatar, beh, sei più sciocca di quanto pensassi. Mako potrà avere creduto nella tua redenzione. Io non sono così malleabile. Quindi, indipendentemente da quello che deciderai, Mako, passo all'indietro da te dopo averti fulminato con lo sguardo, pretendo che ti venga affiancata un'altra persona. Mako fa, non credo sia tuo diritto farlo. Pugno di Lin si pianta. È così e basta, Mako. Altrimenti farò qualsiasi cosa in mio potere per impedirvi di partire. A qual sarebbe? Sì, signora Zieta! Ti sei svegliata male, eh? Lin ti guarda. Non è questo il momento, Rohan. Va bene, devo fare il serio. Usci! E da dietro la porta. Con un passo veloce ma deciso, entra il mio personaggio. Usci è un uomo sulla quarantina, quindi è abbastanza... mezza età, diciamo, ha capelli rasati fino qua militare, con la coda intrecciata che va fino oltre la schiena. Indossa ovviamente la divisa delle guardie di Città della Repubblica, anche se col tempo gli si è dato un po' il permesso di indossare qualcosa giusto per differenziarsi, comunque è un bel po' di anni che fa da poliziotto, quindi ha questa giacca con i colori del dominio della terra, che non è questa che è blu, però questa ho trovato, e sopra. Ha una fascia sulla cinta rossa che usa per darsi un po' un tono, diciamo. Appena entra, appunto, fa un cenno a Mako e si gira verso Lin. Comandante. Usci accompagnerà voi due, assicurandosi che Rohan stia al sicuro e che tu faccia il tuo dovere e che non abbia niente da riportarmi che mi possa portare a cercarti per tutte le quattro nazioni. Sono stata chiara, queste sono le mie condizioni, non ne accetto di diverse. Domanda. Io l'ho mai visto lui? Vai. No, lui non mi piace. Non mi interessa, Rohan. Dai, guarda una Rohan. Palla. Ok. Questa è la mia decisione. Non è aperta a dibattito. Usci farà in modo che tu sia al sicuro, sarà la tua guardia del corpo e la tua ombra. Perché devi essere sempre così seria? Qualche volta ti puoi anche un po' lasciare andare, cioè deve essere faticoso, non sei stanca a fine giornata? Le volte in cui mi lascio andare, Città della Repubblica piomba nel caos e nel disordine. Va bene. Sono stata chiara? Sei stata molto chiara. Hai visto come sono serio. Beh, per me non è assolutamente un problema collaborare con un poliziotto. Dopotutto, sono cambiata negli anni. E guardo Lin. Lin guarda così. Mi sa che non le piace.
Secondo me invece è una cotta per me. Ah, può essere. Si è informata così tanto sul mio passato. No, però, guarda, Lynn è una molto, molto dedita a mia zia. Sì, 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 stanno molto bene. Possiamo evitare di parlare della mia vita privata, per favore? Ah, Mako. Oddio, che orecchio attento. Mako si mette in piedi. Va bene, accetto la presenza di un collega delle forze di polizia per accompagnarvi. Esme ti allunga un plico di documenti, una cartelletta. Queste sono alcune delle piste che ancora non sono state battute o non sono state, cioè non siamo riusciti ancora a battere. Ritroverai possibili. Sono un sacco di fogli. Sono un botto di fogli. Andate alle industrie del futuro. Ci sarà un dirigibile, affidatovi dalle industrie del futuro per poter viaggiare senza problemi e soprattutto più o meno in incognito. Bene. Possiamo partire subito o avete altro che volete fare? Comandante, posso parlare un secondo in privato? Sei libero di parlare. E in privato con chi? Con Lynn. Lynn. Lynn vi dà un'occhiata a uno e a due. Noi ci stavamo già lanciando gli sguardi, tipo, vanno a parlare in privato. Un'occhiata bella, bella secca, bella... bella... Esce fuori dall'ufficio. Si richiude la porta con un gesto deciso e ti guarda. Signora, capisco la fretta di questo intervento, ma io ho degli impegni qui a Città della Repubblica. Figlio, sa? È necessario? Necessario? È la cosa più indispensabile. Stiamo parlando del figlio di Tenzin. Nipote dell'Avatar Aang. Quella, io te l'ho dato, il suo fascicolo, sai chi è. Non intendo permettere che a Rohan succeda qualcosa perché lei è una testa calda. Sei l'unica persona che manderei per questa missione, perché hai abbastanza esperienza e abbastanza sangue freddo da sapere gestire questa situazione. Quanto riguarda tuo figlio, faremo in modo che sia al sicuro e che qualcuno se ne occupi. Sarà una vicina di casa, un amico? Sì, c'è Jade, la vicina di casa. Lei si occupa spesso di Rico. Allora manderò qualcuno ogni tanto ad assicurarsi che Jade e tuo figlio stiano bene. È possibile fargli un saluto prima di andare via? Devi parlarne con il capo della missione, non con me. Sì, signora. Ricevuto. Mi raccomando, Pushy. Se succederà qualcosa a Rohan, che sia per cause esterne o autoprovocate, conoscendolo, ti riterrò direttamente responsabile. Non succederà. Me lo auguro. Prende, si gira. E io rientro nella stanza dove ci siete voi e Mako. Secondo te stanno parlando di me? Probabile. Sì, stavamo parlando di te. Comunque piacere, sono Pushy. Sarò il vostro... la vostra guardia del corpo. Cosa comporta questo? Comporta, signorina Rohan, che qualsiasi lei farà o intende fare, io le sarò a fianco. E ovviamente qualsiasi cosa le vorrà recare danno, io sarò scudo della vostra persona. Un po' come avere un cane da guardia. Bello, diamogli un nome. Ho un nome. Rudolf. No, ho un nome, mi chiamo Rudolf. Pushy. Rudolf, ti sta bene? Che ride. No, per favore, no, non siamo qua per scherzare. No, certo, nessuno di noi sta scherzando. Prendiamo lo auguro, Mako ancora lì. Signor Mako, io sono operativo. Ho già parlato con il comandante Lynn in merito. Sei già andata? Sì, le porgi i suoi saluti. Ah. Capisci che sta mentendo. Sì, no, lo conosce Lynn, non ce n'è bisogno, quindi... Ok. Bene. Mi raccomando, evitate di fare casini, immagino, e vi auguro in bocca al lupo. Anzi, in bocca al pipistrello lupo.
Sì, anche tu prima che hai fatto la paperella. No, era una tartaruga paperella. Era una tartaruga paperella, certo, hai ragione. Retcon. Esatto. Retcon. E... sapete dove andare e... mi raccomando, per qualsiasi cosa potete tranquillamente contattarmi via radio. Oh, d'accordo. E... grazie per averci affidato questa missione. E... ti dimostrerò che hai fatto bene a riporre fiducia in me. Quindi siamo pronti? Prontissimi. Come ho chiesto al comandante Lin, avrei bisogno di qualche minuto con la mia famiglia prima di andare via. Ok, la tua famiglia è qui? Sì, sì, qua è Città della Repubblica. No. D'accordo, beh, se... è di strada per arrivare da qui all'industria del futuro, ci passate praticamente. Possiamo fermarci, magari potresti presentarci la tua famiglia, perché no? Sì, va bene, non c'è problema. D'accordo, allora incamminiamoci, direi. Quando uscite, tu sei a chiudi fila, Mako, tanto si è alzato, ti ferma un istante, ti dà semplicemente uno sguardo non severo, più preoccupato, perché sa comunque da dove vieni, che cosa ti ha spinto a richiedere questo tipo di missione. Stai attenta, va bene? Non preoccuparti. So badare a me stessa. Sì, lo so, ma mi conosci, mi preoccupo sempre. Ok, preoccupati quanto vuoi. Muoviti. Ciao, signor Mako. Ciao, Rohan. Non farla impazzire. No, farò il bravo, te l'ho detto. Sarò bravissimo. Ciao, zietta. Ma lì non c'è già più. Ah, non c'è già più, sei già andata. Lei. Ciao, dove è andata? Sei andata? Quindi, Rohan... sempre da fare. Com'è essere figlio di una famiglia così importante? È molto faticoso. Così tante aspettative. Perché non parliamo di qualcos'altro? Qual è il tuo colore preferito? Mi piace un sacco il tuo gilet. Grazie. Molto bello. Sì, è il mio colore preferito. Non lo so, non ci ho mai pensato, veramente. Penso... il nero. Nero? Che scelta interessante. Non è neanche un colore, se vogliamo. È così... Signorina Rohan, in realtà è la fusione fra tutti i colori. Ah, come sei saggio, sei molto intelligente. No, ho studiato. Hai studiato? Dove? Al liceo paritario di Città della Repubblica. Il liceo paritario. Bello. Quanti anni hai? Sembri molto vecchio. Ne ho 42. 42? Wow, quanta esperienza. Quindi, Pushy, dicevi che dobbiamo passare a salutare la tua famiglia. Chi sono? Cioè, hai moglie, figli? Quanti figli? No, mia moglie non c'è più. Ho un figlio. Sono cose che capitano. Un figlio, dicevi? Sì. Che età? 6 anni. Ah, ok. E quindi volevo giusto salutarlo prima di partire. Sì, nessun problema, va bene, possiamo fare una tappa. Mi sembra giusto. La casa di Pushy è una casa per strada, come diceva il buon master, verso le aziende del futuro. È una casa molto semplice in una zona popolare. Non ha niente di particolare che spicchi. Capite tranquillamente che vivo in una situazione medio borghese, nel senso lo stipendio che mi viene dato dalla Città della Repubblica è quanto mi basta per vivere tranquillamente in maniera molto, molto sobria. Vi faccio entrare in casa mia, vedete appunto una classica situazione da padre single, ok? No. Qui il bimbo appena entro in casa mi salta addosso. Sì, stava guardando i moventi del mattino. Guardando i moventi del mattino, esatto. Papà! E c'è appunto lui, è vestito come Naktak, eroe del sud. Esatto. Ed ha un piccolo costume. In casa abbiamo anche l'action figure di Naktak. Papà! E ti salta addosso, intanto c'è appunto quando ti sente rientrare dalla porta vicina. Jade. Senti la porta aprirsi e Jade fa capolino. Descrivimi Jade. Ma Jade...
È una ragazza sulla 25-28 anni, insomma abbastanza giovane, è la vicina di casa. Con il tempo, dopo la morte di mia moglie, ha preso un po', diciamo, in amicizia la mia famiglia ed è un po' come la babysitter quando io sono a lavoro. Quindi Jade, questa ragazza appunto con i capelli lunghi, ha un vestito normale, non sembra essere una dominatrice o altro, tantomeno mio figlio, lo vedete, senza che non fa cose strane con i domini. E arriva e appunto mi conferma che la giornata è andata bene e io chiedo: quindi hai fatto i compiti, Rico? Dice no, Naktak, l'eroe del sud non fa i compiti. Lo vedete comunque per la prima volta, voi l'avete visto molto squadrato fino adesso, a casa ovviamente sì, si smolla un po', specialmente con il figlio, ma tempo di prenderlo appunto in braccio e dice: allora Rico, ascoltami un secondo, papà deve andare in giro per un'avventura. Okay. Posso venire anch'io? Un giorno potrai venire con me. Adesso è lontano. Sì, un giorno è lontano. Però ti prometto che ti porterò un regalino. Un furetto di fuoco? Come Naktak? No, perché poi devo occuparmene io. No, me ne occupo io, lo prometto. No, non è così che funziona. Allora, ti porterò un giocattolo, un qualcosa che non dovrai prendertene cura, cioè non dovrai dargli mangiare, pulirlo, portarlo fuori, eccetera. Ma te lo prometto, non so per quanto starò via, cercherò di scriverti o di telefonarti ogni tanto, ok? Quindi stai con Jade. Sto con Jade? Sì, stai con Jade. Ok. E arriverà probabilmente qualcuno ad aiutarci da Lynn, te la ricordi? La signora Ruga Seriosa? Sì, lei, esatto. Non ridete! Comunque il mio capo. Ok. La chiamerò anch'io così adesso. E niente, quindi ci rivediamo tra un po'. Ok, ti voglio bene, papà. Un bel abbraccione. Poi torna e tipo fa Naktak e torna a volare e Jade vi guarda. Sai per quanto stare via? No, purtroppo no. È una missione che non prevede una fine determinata. Purtroppo non posso dirti altro. Beh, no, lo capisco. Intanto lei si sta prendendo i capelli e tutto quanto. Va bene, non ti preoccupare, me ne occupo io. Sicuramente arriverà Lynn a parlarti, quindi preparati. Mi metto un po' i brividi. Sì, lo capisco, però è una brava signora. Lina al suo ufficio. Guardo lei. Leggo un vibe. sto leggendo la stanza, scusami, no, perché ho letto un vibe. Potrebbe. Ok. No, vabbè, mi faccio gli affari miei comunque, a me non interessa. Cioè, semplicemente. Potrebbe. Ok. Potrebbe esserci un vibe, potresti. Okay, cioè, la guardo. La guardo lui, faccio. Gusti strani. Che è più grande? No, perché è un palo in culo, però vabbè. A chi piace la serenità, il quanto una persona mite può darti sicurezza. Sicurezza. Certo. Tutto questo invece io sto guardando l'arredamento della casa. È molto, molto semplice. Pavimenti di carta e bambù. Non povero. No, ho capito. Sì. È un appartamento molto piccolo, tradizionale, come un appartamento che puoi trovare in centro a Tokyo, ma della vecchia Tokyo. Quindi tipo con le finestre, con pavimento che è un mezzo tatami, giusto due futon e un cuscino minuscolo. E lui lo guarda e dopo un po' sta proprio girando così e fa: dall'arredamento di una casa si capiscono tantissime cose di una persona. Pragmatico, eh? Ciò che è utile. No, è giusto, ha senso. Sì, sì, sì. Fai bene. Ciò che si può permettere soprattutto. Tutto Ikea. Tutto industria Ikea. Sì, esatto. E, ciò che ci si può permettere. Ah, effettivamente ha senso. Non ci avevo mai pensato. Triste, però è vero.
poi in realtà non è troppo diverso da come sei cresciuto tu, perché comunque anche te. Certo, no, no, lo so benissimo. Per quella è una scelta. Mai capito. Mai avuto. Mai stato dedito allo sfarzo la tua famiglia. Come no, come no? Sì, sì. Assolutamente. Ma lui, infatti, cioè, zero proprio. Cosa? Neanche lui, infatti. Sì, sì, assolutamente. No, infatti, lui è molto infastidito. Cioè, nel senso, non capisce. Non è infastidito, è proprio che non comprende questa. È dedizione. Annoiato. Sia l'idea monastica, però insomma, allo stesso tempo è in lui perché gli è stata inculcata, però è qualcosa che un po' anche. Ha un po' una repulsione, ovviamente. Salutate Jade, salutate il figlio di Pushy. Come si chiama tuo figlio? Rico. Rico, bel nome. E mentre vi avviate verso le industrie del futuro, non sono troppo distanti, è una mezz'oretta a piedi, quindi state andando a piedi, quando a un certo punto, per strada, una figura vi ferma. Scusate, avete visto la mia giraffa? Forse sì. No, no. Ho un disegno, è fatta così. Signorino Rohan, salve, buongiorno, desidera? Una mia giraffa. Non abbiamo visto nessuna giraffa leone. Giraffa leone? Giraffa leone. No, non si preoccupi. Salve, buongiorno, andiamo. Io in tutto questo sto aprendo la mia boccetta d'acqua che mi porto in giro. L'apro e comincio a guardare il disegno e cerco di crearle. Tu quando ti giri e mi cerchi di io prendere, vedi ti che stavo facendo le gambe. No, è un barbone, lascialo in pace. Possiamo aiutarlo se sta cercando la sua giraffa leone. Sono sicuro che troverà la sua giraffa. Come farà senza la sua giraffa leone? Ah, come ha fatto fino adesso. Buongiorno, arrivederci. La tua giraffa leone ha qualche tratto distintivo. Rohan, ti ricordo che abbiamo una missione. Non è il caso di dare confidenza a qualsiasi sconosciuto. Io non sono qualsiasi sconosciuto. Questo è molto classista, posso dire? Questa persona ha bisogno di aiuto, siamo o non siamo degli ma eroi? Ma non siamo qui per aiutarlo a trovare. Ho promesso alla zietta che sarei stato più disciplinato e insomma avrei cercato di aiutare la gente. Quindi voglio aiutare questo povero uomo che ha bisogno della sua giraffa leone. Signore, vi scansa un pochino, cerca di. Poi tu puoi assolutamente cercare di fermarmi. No, a quel punto lì mi prendo la. Si abbassa così. No, quanto sei alto? 1,60 di curvo. Ah, perfetto. Allora si mette proprio così, come si fa con i signori un po' più anziani. Signore, mi parli di questa giraffa, la prego. Ci descrivi anche il tuo personaggio fisicamente, l'aspetto che ha, così ce lo figuriamo. Allora, calvo, barba. Cioè, non ho capito perché stai indicando me. Era una direzione casuale. Ah, certo, ovviamente. Molto anziano, molto rincurvo, chiaramente con un occhio che guarda da una parte e l'altro occhio che boh. Non... Alle 10:10 proprio. Controlla che cosa sta sul retro, no? Un fantastico bastone con una bellissima lampadina incastonata, perché è la cosa più preziosa che lui abbia. Un paio di morsichi, un giro per il corpo, un sacco di tasche piene di non si sa che cosa, di sicuro non un buon odore. Insomma, chiaramente una persona che, forse è appena uscita dalle fogne, non è chiaro, ma con l'atteggiamento molto da santone. Mi dica. Io sono il Guru Lakhima. Ma certo. Cioè, certo. Comprensibile. Guru Lakhima, per chi tu qualcosa ti ricordi degli insegnamenti di Tenzin, tu lo sai perché ti interessa la storia, tu non ti è molto noto questo nome. Ricordati, Guru Lakhima. Ricordati di non dire tu, perché Simone non sa chi sì, è il Chiara. Tuo. Io Chiara. Il Guru Lakhima è stato l'unico monaco dell'aria ad essere riuscito ad accedere alla più alta forma di dominio dell'aria. Certo. Volare. Volare, sì sì. E sì, è un qualcosa di estremamente raro, soltanto lui ci è riuscito, e ci è riuscito abbandonando ogni legame terreno, raggiungendo l'illuminazione. Dai tempi del Guru Lakhima, morto secoli e secoli prima, solo Zahir, colui che ha ucciso la regina della terra 15 anni prima, è riuscito di nuovo in quell'intento. E lui vi sta dicendo che è il Guru Lakhima. Signorina Rohan, è chiaro che quest'uomo non ha proprio tutte le rotelle a posto, no, quindi... Aspetta, ma perché potrebbe essere una sorta... potrebbe essere una sorta di reincarnazione di questa Guru Lakhima, un po' come l'Avatar, no? Non è come quello che stiamo cercando. No, non è la stessa cosa. Potrebbe essere lui l'Avatar. Io quindi sono l'Avatar. No. Eccolo, l'abbiamo trovato. È stato facile. Nonostante io sia molto veloce, sia state favorevole cercando l'Avatar. Allora, ok, no. Va bene, senti.
sei l'avatar, allora facci vedere il tuo dominio della terra, o quello del fuoco, quello dell'acqua, quello dell'aria. Guardo il vuoto e non succede assolutamente niente, ma continuo a farlo. Wow, sei l'avatar più inutile che abbia mai incontrato. Grazie! Non ho incontrato molti avatar, a dirlo tutto. Meno grazie, più grazie. No, no, allora però aspetta. Quanto grazie? Perché non può essere l'avatar. Non mi dire. È intelligente il cervello. Perché l'avatar è appena nato tecnicamente. Ha 8 anni. Ha 8 anni. Hai 8 anni? Quanti ne hai? 8? Ma non è una domanda da fare, non no, vedi non che è un vecchio? Lei signore mi offende, lei signore mi offende. Magari soffre di una qualche condizione. Potrebbe essere. Signor Avatar. Signor Avatar, sono incredibilmente dispiaciuto di averla offesa. Sono sicuro di aver visto la sua giraffa leone in quella via là in fondo. Lei sta mentendo. Io arrivo da quella via lì in fondo, c'erano due giraffe leone. Una era la sua. No, 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 no. Non si fa, Rudolf, questo stai mentendo. Mi chiamo Push. È una cosa brutta questa. Non è una cosa da persona buona questa. Tu dovresti essere la nostra guida morale e anche no, il nostro guardiano. No, signorina Rohan, io sono la sua guardia del corpo. La guida è la signorina Esme. Io non penso che lui sia un pericolo per noi, signora guardia del corpo. No, è una perdita di tempo. Invece a me piace. In qualità di guida vi guiderei verso le industrie del futuro, dove sono assolutamente prima di essere d'accordo. Interrotti. Sono assolutamente d'accordo con la signorina Esme. Quindi voi andate nel futuro? Sì, beh, tutti andiamo nel futuro, sai, il tempo in quella direzione va di solito. Io lo amo. Non io. Ok. Mai stato. Ci portate. Qual è il tuo nome, perdonami? Avatar. Avatar? Solo così? Perché non dovrebbe? Come si chiama l'avatar? Dipende. Non ti rispondo, mi giro e inizio ad andare a camminare avanti. Tipo, abbiamo finito qui e tiro dritto. Voi andate, dai, vi raggiungo. Ma chiaramente no. Ho dimenticato il nome, io sono l'avatar, chiaramente. Va bene, va bene. Allora, signorina Rohan, se vuole portarsi dietro questo... Possiamo? Guru. Possiamo tenerlo? Per un po', finché arriviamo all'industria del futuro, se lo può tenere. Però, almeno un paio di metri di distanza, ok? Io l'abbraccio. No! No! La ringrazio, sì. No, vai via! Mi trascino fino alle ginocchia, no, continuando a abbracciare. Molla, guarda, sta anche cadendo. Guarda che cosa hai fatto! Emozioni. Sono gli spiriti! Incredibile! Oh, il dominio dell'aria! Scacco matto! Sono fortemente tentato a usare il dominio, ma non credo che lo farò. No, lascia fare, Simo, tranquillo. No, no, ma sono veramente gli spiriti. Sono gli spiriti. Guarda, guarda cosa so fare! Cosa sta succedendo? Non a testa in giù! No, vabbè. Guarda, guarda. Siamo in... Poi sul chiodo lo sta mettendo. I suoi poteri vanno oltre la nostra comprensione. Sì, sì, e questa non è la dimostrazione che io sono... Come era? Avatar? Avatar, sì, sì, no, ok, va bene. Se non mi tocchi, puoi venire con noi. Esme, a me piace, possiamo te. No, è già andata via. Già andata. Per quello sto stringendo. Cioè, mentre voi siete lì che parlate, eccetera, io basta, sto andando. Sto tirando dritto proprio, frega. Va bene, Rudolf, facciamo una cosa. Ascoltami. Com'è il nome? Pushy. Pusho. Senti, Pusher? Allora... Pusher. Sì. Senti, allora, io ti prometto in nome... figlio di Tenzin e nipote della grandissima dominatrice dell'acqua Katara, ti prometto che mi prenderò cura di questo povero signore che ha bisogno del nostro aiuto. È la mia prima azione buona. Ti prego, possiamo tenerlo. Solo finché non arriviamo alle industrie del futuro. Va bene, però se si comporta bene ci puoi ripensare poi. Sì. Ok. Bene, consegnatemi, sono l'avatar. Ammanettatemi. Non tentarmi. Andiamo. Venga con me, signor Avatar. Io no. Avatar Ba Ping Pong. Non lo toccherei, se fosse. No. Grande Avatar Ba Ping Pong. Lo voglio tenere per mano. Mi tocchi, signore. No. Mi tocchi. No. Io mi sento molto discriminato nei suoi confronti e penso che quando diventerò Avatar ordinerò. Non è importante. Signorina Esme! Stiamo andando! Lo so, stiamo arrivando! Bene, sbrigatevi!
A te ti spingo, a lui... Sì, cominciamo a camminare. Io praticamente a un certo punto lo prendo per mano e saltello così, mentre lui... Saltelli, lui non... Sì, sì, no, mi segue. Ah. Vieni, vieni, si provi, saltello trascinato. Soppichi. No, saltelli, si sente un crack. E poi dici... E non è il bastone. No, e quindi poi un po' ti trascina. Quindi Esme a capo, alla testa della fila con appunto Rohan, Pushy e l'avatar Bapping Pong. Avatar, aspetta che me lo segno, avatar Bapping Pong. Vi dirigete appunto verso l'industria del futuro. Allora, quando, però quando vedo arrivare loro due con quello, cioè, Rohan tesoro, perché ce lo stiamo portando dietro? Mi sembra molto divertente. Magari è qualcosa, magari ci può... Stai prendendo sotto gamba la missione, Ro? No, no, non sto prendendo sotto gamba la missione. Te lo ricordi, vero? La missione certo che è... Mm. Dammi un buon motivo per cui dovrei portarmi dietro. Io penso che in ogni persona c'è una scintilla di talento e di incredibile meraviglia. E portarci dietro il signor avatar Bapping Pong potrebbe aprirci gli occhi su quanto sia meraviglioso ogni individuo. Allora facciamo così. Io non me lo porto dietro. Mm-hmm. Tu puoi portarti dietro chi vuoi, quello che vuoi. Quindi è tua responsabilità. Assolutamente sì. D'accordo? Vi dimostrerò che sono una persona responsabile. Lui è tua responsabilità. Chiudiamo il quadrato delle responsabilità. Va bene. Va bene, ok. Non è affar mio, a me interessa soltanto tirare dritto per la mia strada. Signorina, vuole una margherita? Ti pongo un cetriolino. Sì, lo prendo e poi lo butto via dietro di me. Dominio dell'aria, vola! È anche romantico. Arrivate fino all'industria del futuro. E lì il segretario, ah, benvenuti, cosa posso fare per voi? Ah, stiamo cercando, siamo qui su ordine di Mako. Ah, sì, 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 vi aspettano alla pista 4. Vi avviate verso la pista 4 dove vedete un piccolo dirigibile già assemblato con appunto un paio di meccanici che lo stanno mettendo a posto. E domanda, mi immagino che adesso che dobbiamo partire probabilmente la mia famiglia sarà venuta a salutarmi, tipo... Può essere? Oppure no? No, una domanda. Se sono lì. No. Non ci sono. Non è vero. Okay. La tua famiglia è sparsa per le varie... Quindi neanche Tenzin è a Città della Repubblica. Tenzin in questo momento è al monastero dell'area del nord. Ah, ok. Che è stato distrutto da Zahir e dall'Oto Rosso 15 anni prima e ne sta supervisionando la ricostruzione, la restaurazione e allo stesso tempo si sta godendo una vacanza di pensione insieme a Pema, tua madre. Certo, e quindi io qui in città sono da solo? Sì, normalmente tu stavi in città quando eri qui e non alla tribù dell'Acqua del Sud. cioè, il portale che c'è a Città della Repubblica ti era abbastanza comodo arrivarci. E in genere stavi all'isola del Tempio dell'Aria insieme a Ginora. Certo. Perché Ginora adesso è nel deserto di... nel deserto di Siwong per un'altra missione di cui ti ricordi vagamente perché ti annoia. E quindi sì, anche Ikki è nel tempio dell'aria non mi ricordo dove. Milo è nel tempio dell'aria, quello nella nazione del fuoco, tempio dell'aria occidentale. Quindi appunto sono tutti sparsi, la tua famiglia non la vedi da un po' di mesi. Ah, ok, chiarissimo. Quindi magari potevi sperare di vedere Kaia. Certo. Ma al momento Kaia è la tribù dell'acqua del sud. Quindi l'unica mia, in realtà, non è di sangue, però c'è Lin. Sì. Ok, chiaro. Arrivate appunto di fronte a questo dirigibile, quando a un certo punto sentite sgasare una satomobile che appunto fa un... si sta facendo un giro della pista, arriva di fronte a voi, ferma la macchina e scende una bellissima donna, dai capelli neri, un volto maturo, molto dagli occhi verdi, molto vivi, color della giada. Che buona! Si toglie il casco e un meccanico gli viene incontro. Sì, i nuovi pistoni vanno bene, mi raccomando, controlla un attimo il livello dell'olio e... Non lo so, c'è qualcosa sulle marce che non mi convince. E di fronte a voi si presenta Asami Sato. Certo. Residentessa dell'industria del futuro.
E noi ci inchiniamo. Io mi nascondo dietro di lei. Beh, Sami ha aiutato molto spesso l'Avatar Korra nelle sue missioni, nel fermare le varie cose negative, e in più è dichiaratamente la compagna di vita dell'Avatar Korra. Quindi, sì, la conoscete anche per, certo, i tabloid. Beh, io come... Incredibile, durante l'ultimo incontro di dominio sportivo si presenta l'Avatar Korra affiancata dalla sua bella Sami Sato. Sì, ogni volta che ci saranno delle notizie, io i riassunti li farò così. Movente. Così, bellissimo. All'inizio di ogni puntata. In bianco e nero. I tabloid, bellissimo. Beh, io come ogni volta che vedo Sami rimango sconvolto. Sì, tu Sami Sato. Sì, nessuna. Rimango sconvolto dalla sua incredibile bellezza, quindi faccio proprio così. Rohan, tipo, si avvicina, ti abbraccia, fa... mi era stato detto che ci saresti stato anche tu. Come stai? Sei pronto? Certo, Sami, assolutamente sì. Stavolta mi comporterò bene. Mi raccomando, non fare il birichino. No, assolutamente no. No, un pochino. Ti pizzica la guancia per accarezzartela. E poi guarda te, vede che sei un agente di polizia. Faccio un saluto. Non capisce. Guarda te, ti fa un cenno, aspettando, poi guarda lui. Oh no, lui non viene con noi. Cosa ci fa ancora qui? Mi ha portato Rohan a fare una passeggiata, immagino. Rohan, allora, se vuoi fate pure un giro, fai vedere al tuo nuovo amico le industrie del futuro, ma assicurati che non salga sul dirigibile. No, non gli mostrerà le industrie del futuro. Avevi promesso di non adottare più nessuno. Dai, solo lui. Poi solo nessun altro. Lo hai detto anche 2 mesi fa. Sì, lo so, con la ragazza, quella con le gambe lunghe, che mi piaceva tantissimo, esatto. Che aveva, sì, non aveva una mano, mi piaceva molto questa cosa, era un po' asimmetrica, mi piaceva questa cosa. E poi il problema è stato il fatto quando abbiamo scoperto che era una mafiosa e ha fatto quell'esplosione, 5 feriti, mi dispiace. Però io penso che non è il caso questa volta. Secondo me di lui ci si può fidare e possiamo scoprire tante cose grazie a lui. Dice di essere l'Avatar, forse l'abbiamo anche appena trovato. Dice di avere anche 8 anni, non so se è possibile, sembra un po' vecchio, però le vie di Rava sono infinite. E ho le gambe lunghe e 2 mani. Questa è una cosa incredibilmente eccezionale. Si volta verso voi due, che capisce essere i responsabili del gruppo. Mako mi ha detto che uno di voi due... Chi è Esme? Sì, io. Piacere. Stringe la mano, molto solida. Quindi sei tu a capo della spedizione. Mi emoziono un po', se mi stringe la mano. Ah, Sami, no. Sei chiara, questa non è Esme, scusate. Dico... Sì, mi hanno informato soltanto questa mattina anche di chi sarebbero stati i miei compagni, quindi diciamo che mi ha colto un po' alla sprovvista, ma farò del mio meglio per portare a termine questa missione. Bene. Vedi, io ho l'occhio che tipo inizia già a tiltare. Lei, guardate, e voi invece siete... Salve, il mio nome è Pushy, sono la guardia del corpo del signorino Rohan. Ah. Va bene, bene. Mi aspetto che faccia un buon lavoro. Rohan sa essere un bel peperino. Capisci dallo sguardo che non vuole dire niente, ma... Va bene. Venite. E lascia la macchina appunto ai meccanici e si avvia, vi scorta verso il... Cosa? Non si è presentata a te, chissà come va. Ci sono dei trascorsi di cui non sappiamo niente. Non credo. Guardo Rohan e gli faccio solo con le labbra tipo non farlo salire. Salire. Vi porta al dirigibile. Questo sarà il vostro. Industrie del futuro vi affidano appunto un dirigibile. È abbastanza piccolo, però dovrebbe essere più che sufficiente. Era pensato per 2 persone, non per 4. 3. 3. 3. 3. 3. E più ovviamente un pilota Nobu. E tipo si sente un ah sì, arrivo. E tipo un po' rocambolesco rotola giù dalle scale. Questo ragazzo che avrà sui 19 anni, capelli neri a spazzole, dai lineamenti capite che viene dalla Nazione del Fuoco, e un po' sporco, con questa salopette proprio da lavoro di cuoio marrone e i guanti da lavoro, e vi guarda a testa in giù tipo salve. Scusate,
si mette a posto, si sbatte via le cose. Esce fuori una nuvola nera. Io sono Nobu, sarò il vostro pilota meccanico tutto fare. Non sei... Ti prendo il braccio, te lo metto giù, ti lo faccio. Piacere, Nobu. Siamo noi tre i passeggeri. Ciao. Noi tre? No, noi... uno, due, tre. Piacere, Rohan. Piacere, Nobu. Stavo pensando, così, è un'idea. Dato che saremo su un dirigibile e c'è la possibilità, magari, in qualche situazione terribile, che speriamo non succeda, che noi caschiamo, per esempio, no? No, sì, no, per esempio caschiamo. Potrebbe succedere che caschiamo. Lui sa volare, dice di essere la reincarnazione del... come si chiama? Del Guru Lakhima! Del Guru Lakhima! No, no, signorino Rohan, non è la reincarnazione del Guru Lakhima. Si scambia sguardi con Asami, tipo... Non... Nobu, Nobu, giusto? Sì, sì. Non sei un po' giovane per... Oh, sì! Sì. Asami, la mano sulla spalla. È giovane ma è molto preparato. È un ottimo meccanico e mi fido di lui, quindi... Vi potete stare certi che non sarà inopportuno, non sarà eccessivo, anzi, sarà esattamente quello di cui avrete bisogno. Ok. Si è diplomato con lode all'Istituto Tecnico dell'isola di Ember. Non mi ha convinto, ma ok. Io prendo i miei bagagli e faccio... Bene, Nobu, dove posso mettere la mia roba? Oh, me ne occupo io! No, grazie, faccio da sola. Volevo dire, gentilissimo, ma ce la faccio, grazie. Nessun problema. Mi giro ancora una volta verso Rohan e gli faccio... E poi... vado. E Nobu, insieme ad Asami, vi portano... Cioè, portano lei sul dirigibile. Asami rimane un attimo al fondo delle scale guardando voi, più che altro guardando te, per capire con lui che cosa volete fare. Diciamo che Rohan gli viene questa idea in mente di dire... ci prova. Asami, sì? Prima di far andare questo povero signore, lui penso che abbia dei problemi mentali. Sta cercando la sua giraffa leone. E vorrei cercare di farlo stare meglio. Posso fargli fare un giro per la nave? Magari per il dirigibile glielo faccio vedere e poi lo faccio andare via. È solo un'azione di bontà. Va bene. Grazie, Asami. Prego. Vieni. E lo faccio andare con me nel dirigibile in cerca di un posto in cui nasconderlo. Il dirigibile ovviamente non è enorme. Ok. Ma ci sono delle cabine, una stiva, magazzino per gli attrezzi, roba del genere, e più il ponte di comando. Non è appunto enorme. Come faccio a darvi una dimensione? Nessuno di noi è mai stato su un dirigibile. Secondo te? Per farvi capire, immaginatevi come una... tipo uno yacht. Ammazza! Perché tutti noi siamo stati su uno yacht. Però è un po' più facilmente immaginabile. Una barca grossa. Una barca grossa. Vabbè, potevi dire un traghetto e sarebbe stato più alla portata di tutti. Ma il traghetto è bello grosso. Dipende. Non è così... È più o meno grande di questo studio? Più grande di questo studio. Allora è enorme. È enorme. Quattro cabine, il ponte di comando, la sala macchine e il magazzino. Ma lo nascondi dove vuoi, sto cazzo. Allora tu, mentre c'è appunto... mentre c'è Nobu, che si fa... Se volete, cabina numero uno... Cabina numero 2, questa è la mia, terribile. Cabina numero 3, cabina numero 4. E scelga quella che preferisce. E mentre lei sta vedendo, vedi appunto il magazzino, la sala macchine. E io penso a un posto in cui, perché ho paura che nel magazzino magari adesso devono caricarlo, potrebbero trovarlo. Quindi voglio cercare un posto in cui so che non ci sarà traffico in questo momento. Nella sala macchine. Nella sala macchine. Io faccio... Venga, signore, cerchiamo la sua giraffa leone. Penso che sia da questa parte, penso di averla vista. Signorina Rohan, è sicuro di quello che sta facendo? Sì, dai, sto cercando di dare conforto un po' a questo signore. E Asami ha già detto di sì, quindi okay, non è più di tua competenza. Va bene. Mi segua, signore anziano. Sì, lo seguo un po' arrancando, raccontandogli che settimana scorsa io ho conosciuto anche un'altra reincarnazione del Guru Lakhima, ma lui non sapeva volare. Ce n'è un'altra? E non sapeva volare?
Era un falso. Ah, era un falso, certo, ovviamente. E allora andiamo nella sala macchine e lo faccio tipo mettere dietro un che ne so, un aggeggio, oppure dentro un armadio, se c'è una cosa così. E sì, non lo so che e cosa ci sa. Il motore. Il motore magari non vorrei farlo schiattare. Tranquillo, è un grosso arzigogolio di macchinari, cinghie, ah, non io, martelli. Okay. Esatto, immagino. Cioè, c'è tanta roba, lo nascondi dietro un angolo. Sa cosa penso? Io non penso mai. Allora non si preoccupi, ci penso io per lei. Credo che la sua giraffa leone sia qui. Cerchi bene. Con calma. Tu sei la mia giraffa leone? Ottima intuizione, ma credo di no in questo caso. Però hai una grande mente, penso che ci sarà molto utile in questo viaggio. Continua a cercare la giraffa leone, credo sia qui. Va bene, ti lascio qua. Non ti muovere troppo, non toccare niente. Inizio a grattare poco il pavimento. Chiudo la porta. Guardare ma non toccare. Esatto. Guarda ma non toccare, eh. Che sennò, se tocchi qualcosa, la giraffaleone scappa. Sei un esperto di giraffe leone. Sì. Sono un biologo. Come sono fatte? Mai vista una? E tiro fuori la scultura che avevo iniziato e non avevo finito. E cerco un po' di fare questa forma. Ovviamente basandomi sul suo disegno terribile, che è un 4. Se vedi una creatura come questa in questa sala, puoi muoverti. Se no stai fermo, altrimenti potrebbe vederti e scappare. Stai allerta. Non le somiglia. È perché io sono un biologo, tu non l'hai mai vista. È più fatta. Ah! Esatto, esatto. Bravo. Molto chiaro. Chiaro. Bella. Tu eri sulla porta. No. In realtà faccio un passo indietro, nel senso, questa cosa è avvenuta normalmente. Pushy seguirebbe totalmente Rohan in questa cosa qua, ma gli viene gioco perché quando comincia a fare le scale del dirigibile suda freddo, perché effettivamente lui non ha mai volato. Ah, ops. Quindi a quel momento in cui ok, e le fa molto piano le scale, no, perché pensa, e quindi lui fa in tempo a andare oltre, sì, e io lo perdo di vista. Bella, okay. Perdo di vista, però pian piano mi faccio forza e salgo. Però in generale quando lo vedete, specialmente in questo primo periodo, camminare nel dirigibile, è sempre molto tipo con le ginocchia un po' piegate. Esatto, e mantenere tipo passo in baricentro. Esatto. E lentamente, molto lentamente sali a bordo. Cioè, vabbè, non è che mi sono cagato addosso. No, però dice, dopo i primi gradini dici sudo. Siamo ancora a terra, va tutto infatti bene. È una scala a un piano a mezzato. Che cosa vuoi che sia? Piano piano sali, cominci a vedere le finestre, le eliche, senti il rumore del gas che riempie il dirigibile sopra di te e cominci a dire voi ordite il vostro piano, cerca giraffe leone, tu hai scelto la tua stanza. Io mi sono messa nella mia cabina numero 1, la prima che mi ha fatto vedere, io già butto la roba, mi metto lì e inizio a guardare le scartoffie appunto per vedere tutti quanti i posti in cui potremmo eventualmente andare. Perfetto. Asami semplicemente vi dice due ultime cose a Nobu, di stare attento e di avvertirla per qualsiasi evenienza. Nobu che fa? Bene, Esme, io prendo congedo. Mi raccomando, prenditi cura di Rohan e in bocca al lupo con la tua missione. Grazie. Speriamo che porti buoni frutti. Ce lo auguriamo tutti. Buona giornata, è stato un piacere conoscerti. Mm-hmm. Mamma, arrivo i rossi! E prende, va, e senti la macchina ripartire. E siete lì con Nobu, pronto al decollo, che aspetta di okay, qualsiasi ordine. Lentamente tu sei riuscito a salire a bordo. Io ho fatto finta di uscire e rientrare. Cioè mi sono sgattaiolato. Sì, sono uscito anche proprio dal dirigibile prima che passi. No, ti prego, prendi i suoi vestiti, esci fingendoti lui. No, poi torna nudo. Ho fatto questa scenetta del tipo che sono uscito e ho fatto tipo, sono stato un po' lì fuori. Magari ho fatto pure, appena non c'era nessuno, ho fatto un ciao. Così da dentro magari hanno sentito. Ciao signor Avatar. Allora, per darti un'idea di come è fatto il coso, il dirigibile,
scale, una sorta di spiazzo di apertura di fronte con la sala macchine, no, il magazzino al piano di sotto, scale che salgono, ponte di comando, appunto le quattro cabine e poi la sala macchine. Ok. Quindi tu praticamente hai portato lui qui, hai sceso le scale e sei sotto. Quindi lui, cioè nessuno di loro ha visto lui che se ne andava? No. Sentono magari te dire arrivederci signor Avatar, sì. Bapping Pong. Io ho, cioè, ovviamente non so quanto questa cosa poi convincerà appunto nel momento, però io ci ho provato, nel senso tra lui che era magari spaventato così da questa situazione, ho sfruttato un po' questa distrazione. Lei appena è entrata in stanza sono passato e ho detto vabbè magari pensano di non averlo visto andare via e poi sono rientrato. Va bene, quando siamo tutti quanti a bordo, chiamo un po' tutti quanti all'appello per decidere dove andare. Il punto di comando, c'è un tavolo. Ok, allora mi siedo lì, li chiamo e gli dico: bene, qui abbiamo un po' di opzioni da cui cominciare. Poi guardo te, dico: ti sei liberato del peso morto alla piede? Sì, della... sono andato, mi mancherà molto purtroppo. Bene, è un gesto di fiducia quello che ti ho dato, no? Una grande responsabilità, quindi sono certa che non la tradirai. Quale? Il fatto di far andare via il nostro ospite indesiderato. Certo. Sì. Ma sapevo che avevo fatto bene a fidarmi di te. Ti metto una mano sulla spalla e ti fisso negli occhi. E lui è tipo... sei bellissima. Bene. Qual è il tuo colore preferito? Me l'avevi detto, vero? Sì, allora, siamo qui per parlare della missione, quindi... Mentre avviene questo scambio, sullo sfondo, leggermente sfocato, sono io appeso a un palo. Arrivo, Ti guardo e faccio... Pushy, hai intenzione di unirti a noi oppure vuoi rimanere lì ancora per molto? Vi sento da qui. Ci sono delle sedie al tavolo. Sto bene con i piedi per terra. D'accordo, non insisterò. Allora, stiamo cercando un avatar della Terra. Quindi direi che la cosa più sensata sarebbe partire da lì, dal regno della Terra. Accidenti, è grosso. Le vostre piste, cioè tra le piste che vi ha fornito Mako, allora ci sono un sacco di possibili cose, ci sono informazioni sparse sulla Nazione del Fuoco, le varie tribù dell'Acqua del Nord e del Sud, però è roba talmente tanto rarefatta che non ti cattura l'attenzione. Stando sulla cosa, stiamo cercando un dominatore della Terra, guardiamo nel Regno della Terra, i primi fogli che trovi al riguardo sono divisi con le linguette per nazione, tutto quanto. Che Mako, sistematico. Mako è molto precisino. Apprezzo l'ottimo lavoro. Io devo andare in bagno. Okay. È un problema? No, mutati. Sì, esatto. Ma basta che ti muti. Ti puoi mutare c'è un tastino nero. In realtà, anche vuoi fare pipì? Ci possiamo concedere una pausa di 5 minuti? Altrimenti, quanto. Simo! A che punto stiamo? Siamo a un'ora e mezza. E infatti l'avevo calcolata l'ora giusta. No, ma lascialo lì il microfono, tienilo pure entrare. Quasi un'ora e mezza. Ok. Allora facciamo. Pausa pipì. Pausa pipì. Ok. Pausa vera, ok. No, no, pausa vera. Beh, allora. Siamo in live. No, non è vero. Siamo live finta in differita. Esatto, siamo in differita. Ma comunque anche in live noi facciamo ogni tanto le pause in mezzo perché. E quindi durante la pausa io verrò visto e sentito. Beh sì, se sei qua sì. Vado a muovermi. Oh.
Sì? No? No, no, non ancora. La migliore rappresentazione da quel punto di vista, anche a livello di varietà, eccetera, ce l'ha ancora Full Metal Alchemist. Mm. Cioè, Full Metal Alchemist è un anime con un protagonista che ha una disabilità, ma quanto cazzo è cazzuto, non te lo fa mai pesare, è sempre soltanto figo. Il suo scopo non è guarire lui, ma aiutare gli altri, aiutare suo fratello. Beh, anche madre. Avatar, Toph è cieca. Sì. Ma è fantastica lei, sì, è perfetta. C'è il ragazzo in sedia a rotelle che però vuole volare e che grazie alle invenzioni del padre ci riesce. Ah, bellissimo. Avatar. Ale? Dov'è? Non ricordi quando tornano al tempio dell'aria del... Ah, no. Ma in Avatar? No, nella... il dominatore dell'aria. Quando tornano al tempio dell'aria, mi pare del sud, trovano il tempio rinnovato, ma in una maniera un po' steampunk, dove c'è questo scienziato del Regno della Terra che ha creato dei deltaplani. Non lo ricordavo. E il figlio, che era in sedia a rotelle, c'è sto deltaplano attaccato sopra. Mm-hmm. Bellissimo. E Chang che un po' dice: ah, questi qua che arrivano vogliono volare come i monaci, ma non sono morti. Poi vedete il ragazzo in sedia a rotelle e un po' dice: ops, cioè sono stato un po' rude nei suoi confronti. Comunque, se abbiamo fatto tutti i pipì e abbiamo riattivato i nostri microfoni. Simo, confermaci che è tutto a posto, che i microfoni sono ok, ci prendi, ci senti? Ok. Perfetto. 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 Questo lo deve dire Guine, però. Guine! Ciao, Guine. Mi si sente? Ho riattivato, no? Tutto a posto? Non sono sicuro. Ok. Perfetto. Allora. Esaminando i fogli, appunto, ci sono principalmente un tot di mete possibili. Ovvero... No, vabbè. Passo con la mappa. Forse sei un po' sfocato, ma va bene lo stesso. Non importa, l'importante è che si veda la mappa. Il concetto. Allora, naturalmente si parla di Ba Sing Se, capitale del Regno della Terra, dove il principe Wu, ormai re Wu, sta cercando da anni di instaurare la democrazia in quello che è il Regno della Terra. Voi siete qui nelle repubbliche, cioè nella nazione delle Repubbliche Unite, qui c'è Città della Repubblica, e tutto il resto è tutto il Regno della Terra. Piccolo contesto, le repubbliche, la Repubblica delle Nazioni Unite sono tutti i territori colonizzati dalla Nazione del Fuoco durante la Guerra dei Cent'anni, che quando poi Zuko voleva restituire al Regno della Terra, invece insieme, in accordo con l'Avatar Aang, è stato fondato appunto la Repubblica delle Nazioni Unite e Città della Repubblica come capitale. Ba Sing Se, sempre capitale del Regno della Terra, il Regno della Terra che è diviso ormai in principati, un po' tipo una Repubblica Federale. Tipo non era diventata appunto una federazione. Esatto, quindi ci sono vari regni, ogni regno istituisce il proprio presidente, tra virgolette, okay. E tutti quanti i regni poi fanno capo a... al palazzo imperiale del Regno della Terra, dove si ritrovano per decidere le cose che hanno effetto su tutti quanti i regni della Terra, ma ognuno comunque ha la propria indipendenza. Okay. Il re Wu è lì, eletto dal regno di Ba Sing Se, perché lui voleva instaurare la democrazia, ma è riuscito a talmente tanto sia a entrare nel cuore di quelli che volevano l'innovazione, sia a rimanere nel cuore di quelli che invece no, la monarchia, il re della terra, tipo la nonna di Zuko e Bolin. Sì, quando c'era lei. E sì, quindi lui è ancora, diciamo, lui è presidente, ma viene ancora definito re Wu. Però comunque è stato eletto, voluto dal... Sì, il popolo di Ba Sing Se ci tiene. Ovviamente, se state cercando qualcuno nel Regno della Terra, il re Wu, vecchio amico di Mako, il Mako è stato sua guardia del corpo, è una delle prime persone che è più che disponibile a darvi una mano. Poi potreste andare nel deserto di Siwong, qua sotto, dove tu, Rohan, Riccardo, sai che Jinora è lì alla biblioteca di Wan Shi Tong, colui che sa 10.000 cose. Questo perché state cercando informazioni sull'Avatar e l'ultimo Avatar del Regno della Terra è stato ritrovato più di 5 secoli prima, perché Kyoshi è vissuta secoli, poi c'è stato Aang che per 160 anni è vissuto, di cui 100 congelato nell'iceberg,
E poi c'è stata Korra. Quindi sono 500 anni che non c'è un avatar del Regno della Terra. Magari all'interno della biblioteca di Wan Shitong ci potrebbero essere delle informazioni. Tu lo sai perché Jinora, ti ricordi che sì, lei mi aveva detto che doveva andare nella biblioteca di questo tizio, certo, di questo spirito. Boh, magari lì lei c'è qualcosa. Lei ha questa connessione, stiamo parlando. Sì, lei è molto in connessione col mondo degli spiriti, motivo per cui è da Wan Shitong. Certo. Poi abbiamo il villaggio di Huangyang, che è bene o male di strada andando verso Ba Sing Se, in questa zona qui. Questo perché Mako ti segnala che normalmente il loto bianco, quando cerca l'avatar, va da le varie città più importanti a chiedere i registri della natalità. Okay. Quando nasce qualcuno viene registrato, viene messo un po' tipo anagrafe, e di tutte quante le capitali, quindi Ba Sing Se, quindi Omashu, quindi Zaofu e simili, tutte quante hanno fornito ai membri del Loto Bianco i registri della natalità, o almeno delle copie dei registri della natalità, per cercare un attimo di depennare, andare a vedere, andare a controllare e simili. Il villaggio di Huangyang è l'unico dove all'attivo la richiesta di fornire questi registri non è stata portata a termine. Okay. Questo leggi perché il governatore, il presidente della città di Huangyang, è molto malato e è molto difficile riuscire a incontrarlo. Mm-hmm. Questo è quello che c'è scritto. Poi ovviamente voi potreste andare, l'ultimo avatar della Terra è stata Kyoshi, e potreste andare all'isola di Kyoshi, dovrebbe essere, se non mi ricordo male, più o meno qui. Potreste andare a Zaofu, dove tu sai Rohan, che è Su Yin, la sorella di Lin Beifong, certo, dominio del metallo, potenti dominatori, magari potrebbero avere delle informazioni. Allo stesso modo potresti andare al Tempio dell'Aria del Sud, che è in questa zona qua, dove sai che Opal e Bolin sono lì con i monaci dell'aria. Questo perché così Opal è sempre abbastanza vicina a Zaofu per stare con la sua famiglia. A Zaofu c'è anche Huan, giusto? Huan, chiama, la figlia di sempre di, come si chiama lei? Scusa, con i nomi sto facendo un po' di confusione. No problema. E, Su Yin. Quale figli? Figli ne ha un botto. Lei ha di figli ha Batar Junior, sì, che è il maggiore. Come no? Quello che stava con Kuvira. Certo. Poi abbiamo i fratelli Wei e Lei, mi pare, che sono i due gemelli dominatori, certo, della Terra, di cui uno è di stanza a Ba Sing Se. Ok. Poi ha il figlio artista. Quello. Lui, sì, lui. Wang, non si chiama così? Mi pare si chiami Wang, adesso lo controllo per sicurezza. Sì, che tu sappia, lui dovrebbe essere sempre a Zaofu, a meno che non sia in tournée. Ok. E mentre invece Opal, appunto, è appunto al Tempio dell'Aria del Sud. E l'isola di Kyoshi, Zaofu, queste sono tutta una serie di le opzioni che di abbiamo. Destinazione. Tu le leggi, le dici ad alta voce, l'unica che non ti sovviene appunto è il deserto di Siwang. Bravo. Il deserto di Siwang, dove c'è appunto la biblioteca di Wan Shitong. Quella è una cosa che, se vuole, Riccardo può evidenziare. Può dirlo lui. Certo. Vabbè, comunque, cioè, il nostro è proprio un salto nel vuoto alla fine. Sì, letteralmente. Letteralmente tipo, sì, partiamo e andiamo in giro a chiedere alla gente, ma per caso c'è qualche dominatore della Terra che, non lo so, un giorno ha tossito e ha spostato tipo più fogli del solito, cioè non lo so. Sì, questa è la nostra missione, esatto. Questa è la nostra missione, cioè andare in giro a... oppure appunto, vabbè, però sappiamo l'età. Cioè, nel senso, il modo che abbiamo per restringere il campo è che ha 8 anni. Sappiamo che ha 8 anni. Sapete che ha 8 anni e che è un dominatore della Terra. Forza, certo. Okay. Questo è fondamentale. Infatti, Korra già dominava l'acqua, sì, il fuoco e la terra quando è stata trovata, ma appunto era una dominatrice dell'acqua. Se qualcuno
sapesse che appunto di aver visto un dominatore della terra che sapeva dominare anche un altro elemento, già sarebbe... Guarda che ce l'avrebbe detto, ovviamente, nel senso, sì, avrebbe... Non c'è, non ci sono altre condizioni in cui una persona può dominare più di un elemento, comunque. No, o sei l'avatar, o in genere quando sei figlio di, che ne so, tu sei figlio di un dominatore del fuoco e un dominatore della terra, in genere se erediti un dominio ne erediti uno dei due. Certo. Nel tuo caso tu sei, è come se i geni recessivi avessero saltato una generazione, quindi dentro di te, essendoci comunque geni di Katara, tutti quanti pensavano, quando Katara ha fatto la predizione, ah, percepisco che questo bambino, tu Rohan, sarà un grande dominatore, tutti pensavano un altro dominatore dell'aria, esattamente come Jinora, come Ikki e come Milo, e invece no, in una grande rarità genetica tu hai maturato il dominio dell'acqua. Certo, assolutamente. Okay. Sì. Quindi quello che dobbiamo fare è andare tipo in uno di questi posti e vedere di incontrare gente che ha, cioè bambini di 8 anni che sappiano dominare la terra, e vedere magari se si riesce a insegnargli quasi a usare un altro elemento. Beh, allora, ci sono negli anni ci sono state molte tecniche per riconoscere l'avatar. Per i monaci dell'aria una delle tecniche era utilizzare determinati giocattoli appartenuti a precedenti avatar per vedere che cosa veniva scelto. La Nazione del Fuoco ha altri metodi per riconoscere il proprio avatar, idem per la Tribù dell'Acqua, idem per il Regno della Terra. E il problema mi viene da immaginare è che quello che per esempio hai menzionato come metodo dei monaci dell'aria si ricollega al fatto che l'avatar abbia una connessione con le vite passate, invece questa è stata recisa, se non sbaglio. Okay. Esatto. Potreste provare a sperare che quella sia una cosa più istintiva che altro. E l'altra cosa è che tra le guerre, tra i secoli e la distruzione di determinate cose, quei giocattoli non esistono più, sono stati arsi nel fuoco del Tempio dell'Aria del Sud, mi pare, quando la Nazione del Fuoco distrusse il Tempio cercando di uccidere tutti i monaci, tra cui anche il monaco Ghiaccio, il mentore di Aang. Certo. Quindi molte cose sono andate perse tra la guerra e i secoli, e determinate tecniche, determinate metodologie per riconoscere l'avatar, non venendo messe più in pratica da secoli, sono state perdute. Certo. Nessuno le ricorda, quindi anche quello potrebbe essere un ok, come facevano? Come scopriamo come lo facevano? Ok. Parlatevi in character. Rohan guarda tutte queste tappe che tu stai elencando. Sì, che tu stai elencando, e un occhio attento, ve lo dico perché appunto siamo tutti nello stesso party, un occhio attento tra di voi potrà notare che lui, oltre alle tappe che hai nominato sulla mappa, ne comincia a osservare altre, fa anche, e tra sé se fa. Secondo me dovremmo andare a Zaofu. Zaofu? Ma così, giusto? Zaofu. Zaofu. Accento tonico sulla A. Zaofu. E perché cominceresti da lì? Perché c'è Su Yin e potrebbe aiutarci, lei sa un sacco di cose. Su Yin Beifong, sorella di Lin Beifong, regina di Zaofu. Grandi dominatori del metallo. Infatti io sotto sotto non dico niente, perché però non mi dispiacerebbe andare lì. Tu infatti, cosa ne pensi? Tu sei ancora lì attaccato al palo. Ma signorino Rohan ha un'intuizione, io seguo lui. Sì, devo dire che la mia prima idea era di andare nella capitale della Nazione della Terra, certo, quasi in sé. Ma è una scelta talmente scontata effettivamente che... Cioè, mi sembra anche strano, non ci sono andati altri membri del Loto Bianco, quindi appunto direi, ma probabilmente è una strada che è già stata battuta, e forse iniziare da una meta meno scontata potrebbe essere una buona idea. Visto? Pensiamo in modo simile. Sì, sì, assolutamente. Sarebbe banale andare alla capitale. Poi sicuramente troveremo qualcuno che ci dà una mano, insomma. Lì siamo ben accetti.
Beh, da qualche parte dovremmo pure iniziare, no? Quindi vedo che già quantomeno 2 su 3 sono d'accordo con questa opzione. Io non sono contraria. In tutto questo siete già decollati. Ok. Lentamente, no, mentre voi guardavate gli incartamenti e roba del genere, lui ha detto, vabbè, io intanto decollo e poi mi diranno in che direzione andare. Quindi siete già a mezz'aria da mo. Ok. Come ha detto che si chiama? Nobu. No, non Nobu, la città dove andiamo. Zaofu. Zaofu, con l'accento sulla A. Zaofu. Allora, dico Nobu. Nobu, direzione Zaofu, sarà la nostra prima meta. Sì, ricevuto. E... quanto dovrebbe volerci? Ah, boh, quanto basta per fare un piccolo jump cut e andare arrivare direttamente a Zaofu. Ah, oh, beh, ottimo. Non ti saprei dire il tempo di percorrenza, però in volo ci si mette relativamente poco. Ok, va bene. Allora, meta Zaofu. E Nobu guida il... insomma. Mi raccomando, Nobu, guida bene. Beh, quando ci alziamo in volo, ovviamente, cioè già, visto che eravamo già partiti, comunque è qualcosa di molto emozionante. Cioè, io appena finito questo discorso, subito mi fiondo tipo agli oblò, finestre, non so che cosa c'è, e tipo guardo sotto così con meravigliato. Era da tanti anni che non vedevi Città della Repubblica così piccola, sin da quando su Ughi, il bisonte volante di tuo padre, non ti ricordavi quando insieme andavate per i vostri viaggi per farti vedere i monasteri e cose del genere. Certo. È tanto tempo che non vedevi Città della Repubblica così piccola. Io quando lo vedo affacciarsi, mentalmente preparo già i lacci di metallo, nel dubbio dovesse servire. E dentro di te, cosa fa? Pazzo! È pazzo! Quindi io sono lì tipo... pronto. Incredibile. Guardate. Sembra quasi un quadro. Sì, signorino, però non si affacci troppo. No! Sono i vetri comunque, quindi... Sì, sì, certo, immagino. Sa mai! Sì, sì, si schiaccia così. Io immagino che avendo già lavorato invece per il Loto Bianco, avendo fatto missioni un po' a destra e a manca, sono abbastanza abituata a volare, quindi mi vedete abbastanza tranquilla. Cioè, prendo lì posto a sedere, continuo a guardare le mie carte, ogni tanto poi butto un occhio, ma... Ma poi i dirigibili sono estremamente molto stabili, più di un aereo, quindi cioè, sembra veramente di prendere un battello. Dentro... lo sgabuzzino? La sala magna. C'è un casino mai più finito. Che ovviamente le macchine girano. Per il rumore? Sì. Ah, secondo te me ne frega qualcosa? Di sicuro sto dormendo schiacciato da qualche parte. Più che altro la domanda è: ogni tanto mi viene a portare delle briciole? Ah, dipende da lui. Quanto dura il viaggio? Non lo so. Secondo me è un tot di ore, tipo un buon 7-8 ore. Ok, se sono ore allora si posso dormire tranquillo. Ce la farà. Tu, ogni tanto tu sei lì che lo chiedi perché inizi a preoccuparti. Sì, sì, sono lì. Quanto manca? Manca quando arriviamo. Comunque intanto mentre io guardo alla finestra, a un certo punto faccio anche Elf, mi viene a vedere, è bellissimo. Sì, lo so, lo è sempre. Che bello. Cos'è, la tua prima volta? Beh, non è la prima volta che volo, è la prima volta che sono su un dirigibile. È incredibile, è tutto al chiuso e non abbiamo il vento in faccia e gli uccelli che, insomma, rischiamo di sbattere, come quando andavo con papà sul suo... Si blocca. Sì, è molto bello effettivamente. Mi alzo e mi avvicino a te e inizio a darti più corda. Quando vedo che ti blocchi così, inizio a cambiare argomento io stessa e faccio tipo, hai visto di sotto? Quella è la piscina di quel riccone di merda. È molto in alto, non vedete la piscina del proprio riccone, però vedete i monti, vedete la baia. Okay. Cominciate a vedere dove Città della Repubblica termina di essere la metropoli e iniziano un po' più i villaggi di periferia, quelli un po' più rurali, piano piano sorvolate il regno della terra con tutte quante le sue varietà. Okay. Quindi hai già lavorato per il Loto Bianco? Sì, è da qualche anno ormai che lavoro per loro, mi hanno affidato qualche missione secondaria, però è la prima volta che mi mandano alla ricerca dell'Avatar. E io ti comincio a guardare meglio così. Tu hai delle cicatrici, hai detto? Sì, ho una cicatrice sul sopracciglio e una sulla guancia. E lui fa proprio così. E quella come te la sei fatta? Storia lunga, meno affascinante di quanto potresti pensare. Mi piacciono le storie.
Sì, forse un giorno te la racconterò. Sei mai stato a Zaofu? Sì. Oh, ok. Io sono mai stata a Zaofu. Nessuno di voi è stato a Zaofu, tranne lui. Tu non ci vai da tanti anni, però sì, ti è capitato di stare a Zaofu. Beh, in realtà l'avatar... Ah, certo, no, l'avatar... Potrebbe essere... Kong! Oddio, l'avatar Bapping... Ma tanto non se lo ricorda, quindi... Allora, no, perché ovviamente il suo legame con le sue vite passate è interrotto, certo. Quindi anche se come Korra... Tu sarai interrotto, ma per favore! No, mi dispiace. Non per l'avatar Bapping. Lui è oltre. È un avatar che trascende. Se l'avatar Bapping Pong fosse veramente l'avatar, comunque non ricorderesti di essere stata Zaofu. Lui ricorda troppe cose che non tornano. Beh, lì sta l'avatar Bapping Pong. Sì, dicevamo? Ah, non stavo parlando io. E tu, Pushy? Sei mai stato... al di fuori di Città della Repubblica? Perché non ti stacchi da quel palo? Non sembri molto abituato a... No, non ho mai volato. Non sono mai uscito fuori da Città della Repubblica. Non l'avrei mai detto. Davvero? Sì, sembri perfettamente a tuo agio. Sono a mio agio quando toccheremo terra. Io voglio fare una cosa. Vedendo lui che sta attaccato a questo palo, mi fa molto ridere questa cosa. Immagino che ormai è da un po' che ci stai attaccando. Eh sì, un po' sì. E quindi hai sudato un po' sul palo. Eh sì. E io provo a, con molta, come si dice, molto furtività, a cercare di rendere quel sudore un po' ghiacciato per farlo scivolare e fargli perdere la presa. Ok. Quindi sto lì, immagino non sia una cosa facilissima, però ci provo. Allora, se vuoi farlo con un gesto molto discreto, sì, è difficile, però magari ti puoi approfittare magari di andare a sbirciare da Nobu, il pilota, per in realtà approfittarne. Sì, sì. Fare un gesto più ampio per ghiacciargli il palo. Sì, esatto, e quindi è proprio quello che faccio. Vado verso Nobu, si chiama. Sì. Vado verso Nobu e faccio Nibu. Nobu! Sì, fammi vedere un po' come si guida questa cosa. Tipo, mentre mi metto lì per appoggiarmi sul suo sedile, insomma, dove sta seduto, faccio tipo così, mi giro verso di lui e cerco di appunto fare questa cosa. Sicuro, di Roland? Roland! Mi piace Roland, un bel nome. Immagino che appena si ghiacci l'umido. Senti freddo e senti tipo. Eh sì, perché essendo io con le mani sudate mi si è incollata la mano. Cazzo. Faccio uno più uno. Signorino Rohan. Quindi come si guida questo coso? Oh, basta fare così. Si gira. Appena faccio. Vabbè, tanto sono attaccato al palo. Si senti tirarti tantissimo. Appena succede questo, io, dato che proprio sta muovendo la nave, io faccio sciogliere il ghiaccio così lui perde la presa a casa. Comincia a rotolare. Rotolo, sentite il rumore di metallo, perché ovviamente io ho l'armatura. E così. E poi raddrizzo. Sono rovesciato. Incredibile. Sei un guidatore eccezionale. Ah, mi ci impegno. Aia. Tutto bene là in fondo? No. Signor Pashash. Pushy. Sì. Ah. Mi rialzo, per un attimo mi dimentico. Poi mi rimetto i piedi belli larghi. Signorino Rohan. Ne sa qualcosa di questo ghiaccio? Ghiaccio? Qual ghiaccio? Le si sono ghiacciate le mani? Sì. È incredibile cosa possono fare le temperature a queste altezze. Aspetta un attimo, che sia lui l'avatar. No, non sono l'avatar. Ha dato l'acqua oltre che la terra. È un Non ricominciamo con questa storia, non c'è nessun avatar. Ah. Ti ricordi i giorni di accademia dove vi hanno addestrato a salire sui dirigibili del regno della polizia di Città della Repubblica e tu hai preso bassissimi voti lì. Sì, per me. Facevi ogni volta che di missione dicevano avremo una squadra via terra e una squadra via aria, tu dicevi io vado in quella via terra. Sempre. E stranamente ti sentivi molto più a tuo agio a fare tipo Spider-Man con i cavi di metallo tra gli edifici, perché lì eri in pieno controllo di quello che succedeva. Sì. Decidevo io quando andare su, quando andare giù. Invece sui dirigibili proprio non era cosa tua. Comunque, un po' infastidito, ok, ho capito l'antifona, ok, io vado in camera mia. Buon riposo. Signorino Rohan,
Non si getti dal dirigibile. Non è possibile, ci sono gli oblò. Ci sono molte cose che sono impossibili. Posso aprire? No. Per questioni di sicurezza no. Perfetto, questa è l'ottima notizia. Nobu, prendo la 2 in caso. Ah, va bene, va bene. Okay. Buonanotte. Svegliatevi quando siamo arrivati. Ok. Esco fuori dalla stanza adibita al, mm-hmm. al dirigibile. Vado verso le cabine. Dimmi tu, Master. Sento un odore caratteristico. Allora. O no? Allora, secondo me. Quanto puzza. Mentre loro erano distratti. Devi chiedere a lui. Mentre loro erano distratti. Il Master. Tu hai detto: qui la giraffa non c'è. E mi sento un po' abbiocchino. Sei uscito? No. E hai preso una cabina. Ci sta. Cioè, nel senso... Sì, sì, sì. Quindi, quando, tu comodo, apri... quando tu apri la 2, vedi sulla branda. Vedi lui che dorme abbracciato al suo bastone. Ma fa anche così. Bellissimo. Tipico dei cartoni animati. E sei lì con l'avatar Ba Ping Pong, la reincarnazione del Guru Lakima, di fronte a te che dorme, puzzando. Chiudo la porta. Mm-hmm. Torno a gambe larghe in cabina di comando. Riapro la porta. Siamo noi tipo così. Signorino Rohan. Mm. Si ricorda. Si è già svegliato? Ha dormito sì, poco? No, sì. Si ricorda del barbone che ha raccolto. Quale barbone? Quando ti devo quello... dire questa cosa, vedi che tipo lentamente mi giro, ma proprio tipo. Quello vestito di giallo, quello che diceva di essere la reincarnazione del guru. Ah sì, adesso più o meno mi ricordo, mi sembra. Sì, sì, che... l'odore era particolarmente facile da ricordare. Sì, lo avevo notato. Bene. Vorremmo tutti dimenticarlo. Lo so, ma infatti... Lenti, no? Una fragranza signorina... non l'avevo sì. mai sentita. Esatto. Avrei voluto dimenticarmene, ma è proprio sicuro di averlo lasciato giù alle aziende del futuro. Sì, io ho detto di andarsene, se n'è andato. Voglio fidarmi. Mi faccio un passetto verso Esme. È nella cabina 2. Pushy, se uno scherzo non è divertente, non capisco il tuo senso dell'umorismo. No, molti mi hanno sempre detto che io non ho il senso dell'umorismo. Io sto giocando con le penne che stanno sul tavolo e me le metto. Io? Tipo con passo proprio falcate, tipo senza correre. Però sai, proprio il passo tipo... alla Tom Cruise, esatto. Mentre corro. Tipo, vado verso la cabina 2, apro la porta e ancora lì. Una zaffa ti investe. Chiudo la porta. Dove lo scarichiamo? Beh, stiamo andando a... Zaufu. A Zaufu. Ok. Non intenderà lanciarlo? Beh, perché ha detto di saper volare. Signorina Esme, con tutto il rispetto, suppongo stesse morendo. Questo non è un mio problema, Pushy. C'è Enrico che sta sbarbando sul... Pardon. Sì, no, ok. Sarebbe comunque omicidio. Non posso. Sarebbe un tragico incidente. Ma... ma noi sapremmo che non è un tragico incidente, quindi arriviamo in città e lo abbandoniamo lì. E facciamo finta di niente. Vero, signorino Rohan? Cosa? Rohan, tu confermi che non ne sapevi niente. Di che cosa? No, ero distratto, scusate. Stavo pensando alla missione. Ha detto che l'ha portato giù, evidentemente si è riarrampicato in qualche modo. Insomma, mi sembra essere una creatura dalle mille sfaccettature. L'avatar. Ah, il barbone. No, sì, non penso che sia carino chiamarlo barbone, voglio dire, ha un nome. Alla barba, ma ping pong. Alla barba, certo. È grossa. È vero. Sì, insindacabile. E quindi è qui con noi?
Sì, 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 è, si è arrampicato. A quanto pare si è affezionato al suo padroncino. Sono cose che capitano agli animali. Che carino. Ah. Vabbè, teniamolo, dai. Lo fissiamo, immagino entrambi. Terremo! No, mi aveva fatto una promessa, signorino Rohan. Mi aveva detto che avrebbe deciso se tenerlo o no. E aveva deciso di non tenerlo. Ho fatto questa promessa? Sì, se no non l'avrebbe accompagnato fuori dal dirigibile. No, mi dispiace tantissimo se non l'ho seguito. Ma lui se n'era andato? Sì, no, 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 questo è chiaro. Ma il concetto è che se n'è andato una volta, può farlo una seconda. Certo, allora sì, ce ne libereremo una volta. Ottimo, arrivati. Ottimo. Sono contento. Mi dispiace per questo. Ho trovato una quadra, ok? Certo. Dicevamo. Sì. Io prendo la 4 più lontana. Esatto. 1, 2, 3, 4, la 3 prendi, che è la più diametralmente opposta. Più disposta, sì, quello lì. Io prendo la 3. D'accordo. Mm-hmm. Poi quando arriveremo Nobu, mi raccomando, sì. Non svegliaci quando arriviamo, eh? No, sicuro. In gamba. Certo. E vado via sempre gambe larghe. E il viaggio prosegue. Tu dormi? Per ora manteniamo a dormire. L'interpretazione di Enrico in questa giocata è incredibile. Sto facendo tutto in questo momento. Tutto basato su di me, meglio. Lui dorme, lui sta, cioè, Pushy, Luca, sta tranquillamente nella sua stanza pentendosi di tante cose. Sì, sì. Esme, con ripassi gli incartamenti. Sì, un po' ripasso gli incartamenti. Poi vorrei appunto chiacchierare un po' magari con Rohan per chiedergli di Zaufu, appunto, di dirmi un po' cosa possiamo aspettarci, chi conosce lì, da chi vorrebbe andare, potete farlo? Ci potrebbe accogliere, magari anche ospitare. Certo, beh, io sicuramente quello che so è che, cioè che sono sicuro di sapere, è che appunto Su Yin, che è la sorella di Lin Bei Fong, che è appunto il capo delle guardie con cui abbiamo parlato prima, è la regina sì, di Zaofu, e che è come se fosse una delle federazioni, quindi. Sì, il regno di Zaofu fa parte, diciamo, della nuova divisione. Di questi principati. E quindi sicuramente lei ci potrà aiutare, sono in buoni rapporti con lei e ci potrà fornire, spero, ospitalità. E se ci sono i suoi figli, sono comunque in qualche modo, come si dice, relazionati a livello sociale con me, quindi questo ti dico e niente, ti dico sì. A un certo punto ti nomino anche tra i suoi figli questo Juan, se non sbaglio. Non ho internet, quindi non posso né confermarlo né smentirlo. Dovrebbe essere Huang. L'avevo cercato prima, se non sbaglio è Juan, lo cerco un attimo. Però mi pare di sì, e praticamente ti nomino questo artista, sì, Juan Beifong, questo artista che fa le sculture di metallo, e vedi che quando ne parlo mi si illuminano un po' gli occhi, e poi quando ti parlo di tutto il resto è una roba, per me probabilmente è una noia mortale, ti faccio sì, c'è sì, è una città bella, sì, ci sono queste cose, però non è niente di specifico, cioè è tutto molto arioso. Quando invece ti metti a parlare di lui, dopo un po' io ti faccio tipo... Sì, ok, bellissime le sculture, però poi cos'altro? No, ma è un bell'argomento. No, sì, sì, sicuramente è molto interessante, però... Quando le vedrai cambierai idea. Ok, sì. Zaofu, per informazione comunitaria che tu sai e che le dici, ma che tu bene o male sai, è stata fondata dalla figlia di Toph Beifong, dalla seconda genita della grande Toph, la bandita cieca, capo fondatrice della Polizia di Città della Repubblica, colei che ha fondato la Scuola del Dominio del Metallo. Infatti Zaofu è conosciuta per fama, per essere, diciamo, luogo di nascita e addestramento dei migliori dominatori del metallo del mondo. Di infame perché la grande unificatrice Kuvira viene da lì. Certo. Colei che ha le macchine che ha usato comunque hanno a che fare con Zaofu? Più che con Zaofu, è proprio che lei è stata cresciuta e addestrata, in un certo senso adottata da Su Yin Beifong, lì a Zaofu. Certo. E lei e Batar Junior, che è stato l'ingegnere che ha pensato tutta una serie di invenzioni e simili, è appunto figlio di Su Yin e Batar.
e insieme hanno mandato avanti questa missione che originariamente era positiva, ovvero della grande unificatrice, di certo, unificare tutti i territori sconvolti dopo la morte della regina della terra. Quindi Zaofu rimane una città estremamente rispettata, ma che purtroppo ha le sue macchie sul curriculum, certo, sulla sua storia. Assolutamente. Ok. Il vostro viaggio procede sereno, Nobu non si lamenta, è molto gioviale, vi spiega che a bordo appunto ci sono le vostre cabine, ci sono i bagni, c'è la sala macchine e a bordo appunto c'è una radio con cui all'occorrenza si può provare a mettersi in contatto con Città della Repubblica, dove vi pare. E, il viaggio procede tranquillo, la giornata scorre serena e quando arrivate nei pressi di Zaofu, voi siete nelle vostre cabine, Nobu dall'interfono fa: signori, siamo addirittura d'arrivo. Immagino che se questa è la vostra prima volta a Zaofu, questo è uno spettacolo che non volete perdervi. Arrivate, vi affacciate dai vostri oblò. Anche tu ti svegli? Se... Sto cercando di scoprire se farlo. io parlo al plurale, poi decidi tu se ci sei. Uscite dalle vostre cabine, vi affacciate dal ponte di comando mentre sta guidando Nobu e superate determinate montagne, vi affacciate su quello che sembra un gigantesco fiore di loto aperto, completamente fatto di metallo. Ah, bellissimo, certo. E di fronte a voi si stende Zaofu, la città dei dominatori del metallo. E direi che con questo possiamo chiudere la prima sessione su voi che vi siete conosciuti, che avete lasciato Città della Repubblica e state per iniziare il vostro primo incontro col mondo esterno. Vi siete divertiti? Molto, sì. Bellissimo. Wow, certo. Bene, io... Ti è scaduto il tempo, sono sconvolto io. Sì, siamo a 2 ore e un quarto, stando al mio orologione. E bene, ragazzi, grazie per aver partecipato a questa prima sessione. Non scappate, perché tanto ne facciamo subito un'altra. Ma voi dovrete aspettare. Magari mangiamo un boccone. Andiamo sì, a cambiarci i vestiti, così sembra che sia un altro giorno. È un po' il segreto di Pulcinella. In realtà è passata una settimana, quindi potremmo averli lavati e rimessi. Esatto. Certo, certo. Con voi, ragazzi della chat, grazie a tutti per averci seguito finora. Grazie a tutti quanti per i sub, per i follow. Ringraziamo ancora una volta i nostri giocatori, Chiara, Enrico, Luca e Riccardo. Ringraziamo Simone dalla regia. Grazie Simone. Grazie. Ringraziamo tutto il nostro team di disegnatori. Ringraziamo me per le ringraziamo per il logo e per la sigla. E ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito. E se lo state guardando in diretta, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Se ci state guardando su Intel TV, perché sì, questa live verrà ricaricata anche su Intel TV. 48 lo stavano ore. Chiedendo tutti, tutti in sala. 48 ore dopo la pubblicazione su Twitch, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Grazie a tutti, recuperatevi Avatar e ci vediamo settimana prossima con il secondo episodio di The Legend of No One. Grazie Master. Grazie. Ciao. Grazie. Che bravi.